Buonasera, intanto buon anno a tutti, visto che è il primo consiglio dopo le festività. Trattiamo prima dell'appello le interrogazioni. Sì, allora iniziamo con l'interrogazione numero 2, presentata dalla consigliera Franciosi, relativa all'esercizio delle partecipate Pro Aris SRL. Prego, consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora, l'oggetto dell'interrogazione erano le perdite di esercizio della partecipata Pro Aris SRL e di fatto chiedevamo dal momento che nel maggio del 2007 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione alla società Pro Aris che è di proprietà della 2A. E che ProAris è specializzata nel campo della produzione combinata di energia elettrica, calore e freddo tramite l'utilizzo e il recupero delle energie ottenute da sistemi di cogenerazione utilizzando l'acqua di falda, di fonti rinnovabili ed energie alternative, con lo scopo di sviluppare il teleriscaldamento. Chiedevamo al sindaco, all'assessore competente, quante volte è stato fatto un ripiano delle perdite di esercizio, per quali importi era stata fatta appunto il ripiano delle perdite da parte del Comune e quali sono le attività concluse o in corso da parte della ProAris. Grazie. Grazie, risponde il sindaco, prego. Grazie Presidente, innanzitutto mi scuso con la consigliera per la risposta orale che viene data questa sera. In realtà la risposta scritta è nelle mani della consigliera da più tempo, ma negli ultimi consigli sono sempre arrivata in ritardo quando ormai tutta la fase delle risposte e le interrogazioni era già stata esaurita. Quindi mi limiterò a leggere la risposta come già la consigliera conosce, giusto per informazione dovuta da dare agli altri consiglieri, quindi in riferimento a quanto appunto è stato in oggetto indicato e che acquisite anche tutte le necessarie informazioni della società Pro Aris, si precisa che il Comune di Sesto San Giovanni ha ripianato per una sola volta la perdita generata da Pro Aris nel 2008, anno di avvio dell'attività, per un importo, in realtà qui c'è un errore, non di 13.800 euro, ma per la precisione di 13.906 euro. Avevamo già avvisato anche la consigliera che ci sarà stato un refuso a valere sul bilancio comunale 2009. Successivamente non si è generata alcuna perdita e la situazione societaria può allo stato attuale essere sintetizzata come dall'allegata comunicazione resa da Pro Aris che è stata firmata dal Presidente e dall'amministratore delegato. Quindi questo quanto. Grazie, può dichiarare se è soddisfatta, prego. Prendo atto della risposta, grazie. Grazie. Consigliere Foggetta, per la sua interrogazione, se vuole la risposta, la facciamo subito, prego. Allora, passiamo all'interrogazione numero 8, presentata dal consigliere Foggetta, relativa alla richiesta di informazioni in merito e atti in merito all'acquisizione da parte della Mercegaglia delle aree dell'ex FAC. Consigliere, ha facoltà di illustrarla. Breda, scusa. Consigliere, ha la facoltà di illustrarla, prego. Sì, non. Ok, sì, è questa. È la numero 12, quindi. Ok. No, molto semplicemente una richiesta di atti che ho fatto all'assessorato per avere informazioni sulla compravendita
dell'area che oggi è conosciuta come area Marcegaglia. Sappiamo che è stata una compravendita tra privati, ma volevamo sapere che ruolo, e pur sapendo quindi che il ruolo dell'amministrazione comunale potesse essere altro che un ruolo marginale, volevamo sapere un attimino come erano andate le cose, volevamo avere tutti gli atti che qui in comune sono depositati. Parola, risponde l'assessore Montrasi, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, a ovviamente integrazione di questa risposta, il consigliere ha ricevuto un significativo plico di atti inerenti questa questione. Ricostruisco brevemente la situazione. La società Marcegaglia Buildec ha sede a Milano in Viale Sarca 336, all'interno di stabili ex Cimimontubi. La società si occupa della produzione di pannelli per l'edilizia industriale. Una porzione dello stabilimento, pari circa al 40% della sua superficie, ricade anche sul territorio sestese e l'amministrazione quindi è stata informata della volontà dell'azienda di spostare altrove la produzione che si svolge al suo interno. E quindi abbiamo promosso anche il coinvolgimento del Comune di Milano, che è appunto la sede dell'azienda, e di Cinisello per la comunque prossimità territoriale. In data 16 aprile 2014, il giorno dopo, rispetto alla dichiarazione dell'azienda di trasferirsi nell'Alessandrino, ho incontrato una delegazione di lavoratori. Il 30 aprile ho incontrato l'assessore alle attività produttive del Comune di Milano per affrontare congiuntamente la questione. Il 29 maggio, presso il Comune di Milano, abbiamo incontrato una delegazione delle organizzazioni sindacali che hanno voluto aggiornarci sulla trattativa in corso. Il 5 giugno, poi, su nostra sollecitazione, gli assessori alle attività produttive di Sesto, Milano e Cinisello hanno incontrato l'amministratore delegato e il direttore del personale di Marcegaglia Biltec. I comuni hanno quindi richiesto all'azienda una rivisitazione della loro decisione nell'ottica del mantenimento del presidio produttivo in Viale Sarca. L'azienda ha ribadito comunque la sua volontà di trasferirsi, motivata da ragioni di ordine economico. La produzione di pannelli per l'edilizia industriale è infatti un settore in forte difficoltà e l'accorpamento di quell'attività in un altro capannone che all'epoca aveva degli spazi vuoti, come quello appunto nell'Alessandrino, permette loro di effettuare significativi risparmi. Hanno anche ribadito la disponibilità a trovare forme di sostegno per i lavoratori che si trasferiranno. Non hanno saputo invece prefigurare, su nostra diretta domanda, in quella sede le prospettive dello stabilimento milanese. A questo integro un aggiornamento, visto che sono passati vari mesi rispetto appunto all'avvio di questa vicenda, quindi abbiamo contattato le organizzazioni sindacali e siamo anche stati contattati da essi perché c'è stato un ritardo nell'effettivo trasferimento della produzione che è attualmente in corso, mentre invece doveva avvenire tutto entro ottobre. Comunque a poco si sta concludendo questo trasferimento. E lo IAL CISL ci ha chiesto la disponibilità ad un nostro coinvolgimento, insieme ovviamente al Comune di Milano, che è sede dell'azienda, in una rete per il lavoro, cioè in un partenariato per agevolare le possibilità di ricollocazione professionale dei lavoratori che non hanno accettato di trasferirsi nell'Alessandrino. Venendo invece a quanto richiesto nello specifico, per cui la documentazione, in allegato appunto si sono inviati tutti i documenti richiesti, quindi la convenzione originaria del 98, il successivo atto di esecuzione del 2003, i quattro atti sottoscritti tra il 95 e il 2006. E i principali contenuti negli atti indicati disciplinano gli accordi per la riqualificazione urbanistica e la reindustrializzazione dell'ambito ex Breda Cimimontubi, senza esplicitare specifici obblighi temporali di mantenimento produttivo e occupazionale per determinate attività. Cioè, a fronte dell'arrivo di Marcegaglia in quell'area, non sono stati previsti particolari vincoli per cui oggi noi possiamo richiedere a qualche titolo il mantenimento della produzione o dei livelli occupazionali su quel sito.
Ovviamente se c'è necessità di approfondimento e anche di spiegazione degli atti, siamo a disposizione. Consigliere Foggetto, prego. Sì, niente, assolutamente confermo la ricezione del plico molto molto corposo di cui parlava l'assessora e ringrazio per la risposta di questa sera. Grazie, consigliere Foggetto. Andiamo avanti, visto che c'è la consigliera Titta Ferranti. Buonasera. Trattiamo l'interrogazione numero 15, presentata dalla consigliera Titta Ferranti, relativa alla chiusura dell'area cani dei giardini della Villa Zola. La vuole illustrare un attimo, grazie. Buonasera a tutti. Allora, ci sono altre interrogazioni, non capisco a volte il criterio per cui viene anticipata una rispetto all'altra e a volte faccio fatica a capire. Oggi, stasera mi sono portata all'archivio perché ho detto almeno sono pronta, perché naturalmente insieme al foglio che date al capogruppo ci sono i miei appunti e allora ho detto va bene. E infatti arriva questa una delle ultime, la penultima. Va bene. Allora, questa interrogazione mi è stata posta da diversi cittadini del quartiere centrale di Sesto perché chiedevano il ripristino dell'area cani del giardino di Villa Zorn, che era stata inizialmente chiusa per lavori, però poi sembra che non si abbia più intenzione di riaprirla. Era un'area molto frequentata e i proprietari potevano vedere i propri amici a quattro zampe in un'area a loro adibita. Non dava fastidio a nessuno perché nessuno si lamentava per di niente, quindi si domandano se è intendimento dell'amministrazione riattivare l'area cani nel giardino di Villa Zor ed eventualmente i quali tempi. Grazie. Grazie a lei. Le risponde l'assessore Iannizzi, prego. Grazie Presidente, buonasera. Allora, come ha già ricevuto insomma, per iscritto, abbiamo specificato un po' soprattutto le caratteristiche del giardino. Il giardino di cui stiamo parlando di Villa Zorna è un giardino storico e come tale tutte le riqualificazioni che vengono fatte all'interno del giardino passano da un'autorizzazione che deve essere data dalla Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Milano. Già il primo lotto del progetto di riqualificazione era stato già autorizzato dalla Sovrintendenza e già allora l'area cani veniva sostituita con un'area giochi per differenziare con l'attuale area giochi esistente in termini di età. Anche l'attuale progetto di riqualificazione, che tra l'altro è in atto, sta per terminare, è stato condiviso tra l'altro anche da Regis, che è la rete dei giardini storici, che è un'associazione di cui il comune di Sesto San Giovanni fa parte, e tutta la riqualificazione è stata definita ovviamente nel rispetto della storicità del luogo che il giardino rappresenta. Si sono stati quindi privilegiati una serie di materiali storici legati alle ville ottocentesche, che non sto a elencare perché sono tecnici, ma che chiaramente riportano, come dire, all'origine di fatto di quel giardino. Regis stesso ha emanato una serie di linee guida per la riqualificazione dei giardini storici, promuovendone quindi la valorizzazione, tutelandole chiaramente, dei siti dei giardini storici, e ha definito la compatibilità o meno di alcune funzioni all'interno dei giardini storici. E all'interno di queste linee guida le aree cani rientrano tra le aree, le funzioni che risulterebbero incompatibili. Detto questo, comunque l'area cani che c'era insomma prima della riqualificazione che sta terminando era una posizione in realtà abbastanza critica, magari come dire le lamentele non avete avuto modo diciamo così di vederle o di sentirle voi, ma noi le abbiamo sentite, nel senso che è un'area che innanzitutto era molto piccola, per cui anche i proprietari di cani stessi quando ci parlavamo ci dicevano che forse l'area era un po' troppo piccola e che bisognava un po' ripensarla, e poi era anche non troppo lontana dalle abitazioni di via Garibaldi, cioè al di sotto, la distanza era al di sotto dei 30 metri, che è la distanza che attualmente per tutte le nuove riqualificazioni stiamo tenendo come punto di riferimento per fare in modo che, come dire, non si creino disturbi come può essere in altre zone.
Detto questo, l'eliminazione dell'area, che quindi rimarrà così, non vieta l'ingresso dei cani all'interno del giardino di Villa Zor, nel senso che chiaramente rispettando i regolamenti e le regole i cani possono comunque entrare. Rimangono comunque attive una serie di altre aree cani che sono nelle vicinanze, le abbiamo qua elencate, per cui il Cavallotti, la Cerra, Via Accialierie. E tra l'altro abbiamo da poco, ormai più di un po' di mesi, insomma, anche attivato un'altra area cani in via Alberto Falck, che è un'area molto grande ed è un'area tra l'altro molto apprezzata dai proprietari di cani, perché i cani, insomma, hanno una libertà di poter correre, che poi è la funzione delle aree cani, decisamente, insomma, efficace rispetto alle altre e soprattutto rispetto a questa che era molto piccola. Al momento quindi non è prevista, diciamo così, un'altra area destinabile ad area cani all'interno del giardino. Valuteremo eventualmente se nella vicinanza si potranno trovare, insomma, delle altre aree a sostituzione. Comunque ce ne sono già abbastanza vicine di aree anche un po' più grandi. Grazie. Prego, consigliere Tita Ferrer. Allora, la ringrazio della risposta. Se gentilmente mi può dire quali sono le aree, in modo tale da poterle riferire, quelle vicine, oltre quella dell'area Falck, che però è un po' spostata più in là. Ecco. Sì, grazie. Sono scritte, sono Giardino di Cavallotti, e via La Cerra, via Acciaierie e via Falck. Grazie. Grazie. Passiamo alla 27, sempre presentata dalla consigliera Titta Ferranti, relativa all'azienda farmacie comunali. Se può illustrarla, prego. Allora, questa interpellanza era stata presentata nel maggio del 2014. Quindi la prima domanda è capire come mai tutto questo tempo per rispondere a un'interpellanza. Comunque io posso ripetere quello che c'era, perché praticamente nel dicembre 2013 era stato redatto un piano industriale che arrivava fino triennale, di risanamento e rilancio dell'azienda speciale, farmacie comunali, con azioni che avrebbero dovuto essere intraprese per il raggiungimento in tempi brevi degli obiettivi prefissati. E senza il conseguimento di tali obiettivi, l'assetto dei costi, seppur revisionato attraverso interventi di natura strutturale e l'affitto del remo d'azienda relativo al magazzino all'ingrosso, non consente la sostenibilità del business, minando la continuità aziendale. I dipendenti hanno contribuito alla riduzione dei costi con la rinuncia all'incentivo e con un aumento delle ore lavorative e in assenza del risanamento e rilancio corrono il rischio di vedere vanificati i loro sforzi. Allora, chiedevo in questa interpellanza soprattutto la necessità di monitorare le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Noi eravamo venuti in possesso del bilancio al 31/12/2013 e di una situazione contabile relativa al primo trimestre 2014. Dopodiché non abbiamo più ricevuto nulla, cioè a tutt'oggi non abbiamo niente del 2014 e tantomeno la situazione, chiaramente il bilancio definitivo. È interesse generale dei cittadini utenti conoscere l'andamento della gestione delle farmacie comunali, visto che sono chiamati a coprire o sono stati chiamati a coprire le ingenti perdite. Quindi chiedevamo di relazionare al più presto in Consiglio Comunale sulle determinazioni che la Giunta Comunale intende assumere per controllare l'attuale piano industriale e per verificare l'andamento delle specifiche azioni intraprese in ordine al risanamento e al rilancio dell'azienda e soprattutto sulle direttive impartite ai competenti uffici per il necessario controllo e monitoraggio. Chiedevamo la consegna del bilancio 2013, a noi interessava anche avere come secondo quesito una situazione economica finanziaria del primo trimestre, però come ripeto non abbiamo neanche il semestre, neanche i tre trimestri, cioè non, questo monitoraggio, il monitoraggio contabile con delle situazioni economiche finanziarie non l'abbiamo avuto. Grazie.
Grazie. Risponde il sindaco, prego. Credo che sulla questione farmacie comunali si siano fatte giustamente tante commissioni e io credo che anche alla luce delle continue richieste e giuste sollecitazioni che vengono dai consiglieri comunali, tante altre se ne possono fare, quindi magari dedichiamo più che un consiglio comunale, se siete d'accordo, visto la natura della società che è diventata un SRL, approfondimenti all'interno delle commissioni consigliari dove c'è piena disponibilità ovviamente di venire. La risposta è in parte un po' superata, però la leggo anche se in parte un po' superata dagli eventi. Il piano industriale che è stato posto a promessa dalla trasformazione dell'azienda speciale farmacie comunali in società a responsabilità limitata è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 giugno del 14 insieme a tutti gli altri atti contenuti nella delibera di trasformazione societaria. Tale piano era stato peraltro a più riprese illustrato appunto in diverse commissioni consigliari nei diversi stati di avanzamento, come sicuramente i consiglieri ricorderanno, e l'amministrazione comunale esercita una puntuale vigilanza sulla nuova società anche con periodici incontri con l'amministrazione unico e il direttore. Il bilancio consuntivo 2013 è stato approvato dall'assemblea societaria in data 28 ottobre 2014 ed è stato illustrato alla competente commissione consigliare il 26 novembre del 2014. Nell'occasione sono state anche fornite dal direttore dell'azienda sommarie informazioni sull'andamento del bilancio 2014 che risulta essere in linea con le previsioni del piano industriale. Detto questo, ripeto che è una risposta, capisco, in parte superata anche dalla commissione consigliare che è stata tenuta a novembre, credo che il prima possibile si possa convocare una nuova commissione consigliare quando i consiglieri, il presidente riterrà opportuno per seguire l'andamento della società. Sono a disposizione ovviamente. Prego, la ringrazio, consigliere. Signor sindaco. È chiaro che la gestione della tempistica e la tempistica della gestione dell'interpellanza è tale che vanifica però il nostro lavoro, cioè il nostro lavoro di consigliere di opposizione è proprio quello di vigilare, di controllare, e se non ci mettete in grado di fare questo lavoro è chiaro che questo va evidenziato. Grazie. Grazie. Adesso prima di passare all'appello devo comunicare che risulta a verbale l'interrogazione numero 12, 13 e 17 presentata dal consigliere Di Stefano vengono tolte dall'ordine del giorno in quanto hanno già avuto risposta come ha chiesto il consigliere. Grazie. Allora, la parola al segretario generale per l'appello nominale, grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, sì. Caponi, Chittò, sì. Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, sì. Lanzoni, Nossa, Pastorino, assente. Pennasi, Pietra, Rivolta. Rivolta presente. Romaniello, assente. Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Sì. Risultano 22 consiglieri presenti e 3 consiglieri assenti. La consigliera Landucci ha comunicato la sua assenza. Come da prassi occorrono 3 scrutatori, 2 Bavassori e la Pietra, e Cremonesi.
diciamo lì. Cortesia, invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale, grazie. Scusi un attimo, si fermi. Cortesia. C'è un signore che è rimasto seduto, prego, possiamo iniziare. Prego. Grazie. Sì, allora prima di passare alle mozioni, come tutti abbiamo saputo e siamo a conoscenza di quello che è successo in Francia. Io, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, sono certo di interpretare il sentimento commosso di tutti i colleghi consiglieri presenti nel manifestare il cordoglio e la partecipazione al dolore delle famiglie, delle vittime e la piena solidarietà al popolo francese. Con questo auspicio che questa inaudita esplosione di violenza venga in tutti i modi condannata e fermata con fermezza. In questi pochi giorni, numerosi consiglieri, oltre al sindaco che mi è stata fatta una proposta per osservare un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Parigi, proprio devo dire, parecchi di voi, consigliere, vi ringrazio per questo, di chiedermi di osservare un minuto di silenzio. Ecco, questo gesto rende onore al ruolo che noi svolgiamo in modo istituzionale. Per questo vi dico grazie. Quindi invito tutti ad osservare un minuto di silenzio. Grazie.
Grazie. La parola al signor sindaco per comunicazioni. Grazie. Grazie Presidente, volevo informare i consiglieri e le consigliere presenti che questa sera alle 6 c'è stata un incontro con tutti i genitori della scuola Vittorino da Feltre insieme agli insegnanti e direttore scolastico al quale abbiamo partecipato. Ho partecipato io insieme all'assessore all'educazione Perego, all'assessore ai lavori pubblici Piano, al nostro direttore dei lavori pubblici e alla ditta che si sta occupando, che si è occupato, come dire, della diagnosi di quello che era accaduto, del perché quello è accaduto e che adesso sta lavorando per il ripristino della normalità. È stato un incontro molto partecipato che è durato giustamente molto perché tante erano le domande che sono pervenute dai genitori e abbiamo esordito ovviamente spiegando loro in modo dettagliato quali erano, come dire, le cause, le prime cause accertabili, insomma, sulla base delle prime ricognizioni e quello che si è fatto e quello che si sta facendo e quello che si farà oggi. Come sapete, la scuola è rimasta chiusa, rimarrà chiusa per gli ai prossimi 15 giorni. È stato spiegato dal direttore, dal dirigente scolastico, che comunque la continuità didattica verrà mantenuta perché vengono messi a disposizione dei locali della scuola Rovani con un orario credo limitato e comunque i nostri uffici si sono messi a disposizione in questi giorni per facilitare lo spostamento del materiale didattico necessario, ovviamente non in una normalità, stiamo parlando di uno stato di assoluta straordinarietà. È stato evidenziato da parte mia quanto questo episodio grave e importante lo è ancora di più perché nessuna segnalazione era stata fatta né era possibile, come dire, come ci è stato detto dai tecnici e non lo dico io, ripeto, non era possibile anche visionarla e prevederla in anticipo. Questo è stato detto e attestato da una relazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che è intervenuto immediatamente quella mattina, visionabile per chiunque quindi a disposizione. E, ovviamente però questo ci rende ancora più attenti e preoccupati perché se un fatto di questo genere non si riesce a prevenire, a prevedere per tempo, compito nostro a questo punto, oltre a fare una ricognizione puntuale, fare un intervento che a questo punto non sarà un rappezzo per intenderci, ma interverremo su tutta la scuola, visto che apriamo un cantiere, è anche quello di attivare una diagnosi, un'indagine sostanzialmente su quelle scuole che hanno delle caratteristiche di costruzione simili e che risalgono più o meno a quegli anni e che verranno quindi indicate anche dai nostri tecnici. E questo credo fosse mio dovere darlo per opportuna conoscenza, solo come breve sintesi. Se poi ci vorrà essere un ulteriore approfondimento, anche qui nulla osta se si vuole organizzare una commissione consiliare. Noi questa sera abbiamo fatto più di 2 ore di riunione, devo dire anche molto, molto costruttiva. È stata anche l'occasione per rispondere anche ad altre domande che nulla c'entravano nella fattispecie dell'incidente intercorso, ma che però era giusto sgomberare anche da equivoci che si stavano un po' creando e da allarmismi. Uno per tutto, per esempio, si diceva che il tetto era in Eternit, abbiamo spiegato che così, cioè che era in amianto, in realtà abbiamo spiegato che non è così ed è tutto certificato. I bambini stanno bene. Io credo che questa sia la cosa, i bambini che sono rimasti leggermente feriti stanno tutti bene. E come sapete, 6 bambini sono stati dimessi praticamente subito dagli ospedali, una bimba è rimasta sotto osservazione per 24 ore, ma il giorno dopo, la mattina dopo, è ritornata a casa dai suoi genitori. Grazie per l'informazione e passiamo con l'ordine del giorno.
La mozione numero 33. Chiedo conferma alla consigliera Franciosi. È la prima da discutere. L'adesione, sì, sì. Allora, la mozione relativa all'adesione alla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero. Prego, se vuole illustrarla. Grazie Presidente. Allora, l'avevo iniziata già a illustrare circa un anno fa, quando era quando era arrivata all'ordine del giorno. Di fatto questa era stata presentata addirittura un anno prima e chiedevamo con questa mozione all'amministrazione di aderire alla proposta di legge nazionale di iniziativa popolare Rifiuti Zero. In quell'occasione, in quel periodo, cioè maggio del 2013, quindi quasi 2 anni fa appunto, era iniziata la raccolta firme a livello nazionale per poter presentare, che poi è successo oggettivamente nell'ottobre successivo, la proposta di legge al fine di poter iniziare a discutere di una legge Rifiuti Zero anche in Parlamento. La mozione poi, in accordo con la consigliera Pennasi, presidente della Commissione 2, era stata congelata per poter essere discussa in Commissione, perché di fatto quando è arrivata all'ordine del giorno, purtroppo in parte era già stata superata. Superata perché la proposta di legge era stata presentata, per cui non aveva più alcun senso oggettivo aderire alla proposta di legge o quantomeno alla raccolta firme, perché di fatto era quello che chiedevamo. C'erano però dei punti in più che secondo noi valeva la pena discutere, della ragione per la quale abbiamo aperto le commissioni, che erano ad esempio l'idea di poter istituire a livello di Sesto San Giovanni un osservatorio chiamato Verso Rifiuti Zero, quindi un osservatorio dove che appunto andava poi istituito e stabilito eccetera, dove si potesse discutere di come implementare la strategia Rifiuti Zero a livello del nostro territorio comunale. Abbiamo fatto 2 commissioni, una in aprile, se non, no, ai primi di maggio, un'altra ai primi di luglio. Sono venuti 2 tecnici invitati dal nostro gruppo che appunto hanno discusso con noi di che cosa vuol dire fare Rifiuti Zero. La prima tecnica era proprio fa parte del direttivo della Lombardia Rifiuti Zero. Il secondo in realtà non fa parte di nessuna di questi gruppi, però è il direttore di un consorzio veneto che gestisce su tutta la provincia di Treviso la raccolta di differenziata, e negli ultimi 10 anni è riuscito, implementando appunto la raccolta differenziata ad alti livelli e in ultima analisi anche la tariffa puntuale, è riuscito a portare nel proprio territorio la raccolta differenziata a delle percentuali molto elevate, come ad esempio, cioè più o meno verso, sono arrivati se non sbaglio tra il 70 e l'80%. In quell'occasione a me è molto dispiaciuto però che della maggioranza c'era soltanto la consigliera Pennasi e il consigliere De Noia. Nessun altro in quell'occasione era presente e mi è molto dispiaciuto perché il direttore, il dottor Contò, ha portato numeri alla mano, è riuscito proprio a dimostrare come il percorso sia realizzabile, bisogna soltanto avere l'intenzione e la volontà di farlo, però è realizzabile, e lui nel giro di pochi anni è riuscito a farlo. Addirittura ha vinto anche un bando e la sua azienda gestisce in questi momenti, in questi anni, in questo da pochi anni la raccolta dei rifiuti dell'ospedale
dell'aeroporto di Fiumicino, con tutte le problematiche che può avere un aeroporto, ed è riuscito a portare la raccolta differenziata anche a Fiumicino a degli ottimi livelli. Detto questo, a ottobre c'è stata la commissione, sempre la commissione 2, durante la quale l'assessore Iannizzi ha brevemente presentato quello che è il bando di gestione dei rifiuti, e a parte la possibilità di implementare la raccolta della frazione umida e una sperimentazione possibile sulla tariffa puntuale, che però nel bando viene lasciata in maniera ancora altamente sperimentale, presentare un progetto, ma niente in realtà di realmente concreto, quantomeno niente che noi riteniamo effettivamente un messaggio concreto di cambiamento della gestione dei rifiuti a Sesto San Giovanni. Di tutto il resto del percorso purtroppo non si è fatta menzione, e non è comparso in alcun punto neanche come oggetto, come obiettivo per il futuro, la discussione di della convocazione di un osservatorio appunto verso i rifiuti zero. Detto questo, io ho appunto ho apprezzato l'apertura al dialogo e la possibilità, la voglia di cambiare passo, ma ahimè io ammetto che questo non c'è stato. Il bando è esattamente quello che era stato presentato nel 2012, come se i 2 anni e mezzo di consigliatura, durante i quali comunque il discorso è venuto fuori più volte, fossero passati sotto silenzio, per cui l'apertura, mi dispiace, ma ritengo che sia stata fine a se stessa e non abbia avvalso soltanto il lato positivo, è stato appunto che abbiamo avuto modo di sentir parlare in commissione il dottor Contò, che è un uomo di cui io ho grandissima stima. Detto questo, secondo me, onde evitare strumentalizzazioni, visto che non ho voglia di iniziare una polemica inutile, e visto che credo in questo caso di essere nel giusto, e sono convinta che la strada intrapresa nel percorso di gestione dei rifiuti, e che è esplicata nel bando di gara, sia la strada sbagliata, io ritirerò la mozione. Non apro neanche la discussione, perché non ha alcun senso discuterla, non ha alcun senso farmela bocciare, perché comunque me la boccereste. Non voglio farvi perdere tempo, non voglio essere strumentalizzata. Vi dico perché, e poi chiudo, vi dico perché il percorso è sbagliato e perché non c'è niente che porti all'idea che effettivamente si voglia cambiare qualcosa, e soprattutto non si è capito ancora in che cosa si è sbagliato. Il Consiglio di Stato non ha ancora depositato sentenza sul nostro ricorso al TAR, però il Consiglio di Stato ha già depositato sentenza per un termovalorizzatore, cioè per una questione analoga al nostro termovalorizzatore, due termovalorizzatori presenti nella provincia di Pavia. In entrambi i casi, entrambe le società avevano presentato ricorso sostenendo che la sentenza del TAR non fosse corretta. Beh, devo dire che in entrambi i casi il Consiglio di Stato ha confermato l'appellata sentenza, quindi vuol dire che a breve ci troveremo a dover restituire, che non è una multa, però ci troveremo a dover restituire gli 8 milioni del CORE, che il CORE ha ottenuto a detta dell'autorità indebitamente negli anni di accumulo di gestione dei rifiuti secondo i CIP 6,
e non c'è, sempre nel bando, non c'è nessun progetto alternativo all'utilizzo dell'inceneritore. Grazie. Mi scusi, consigliere Francesco, quindi lei dichiara di ritirare la mozione. Prima di chiudere, giustamente, sentiamo... Prego, consigliera Pennasi. No, ovviamente la mozione è ritirata, quindi non ho intenzione di fare nessun dibattito. Volevo confermare la prima parte dell'intervento della consigliera Franciosi dal mio punto di vista, in senso è stato molto utile i due appuntamenti organizzati con le persone che sono venute a relazionare. Ho imparato che si tratta di un percorso che parte da un'utopia, ma l'utopia è quella che muove il mondo, e quindi è un percorso che ogni territorio deve capire come fare passo a passo. Quando parleremo del bando, del nuovo appalto, diciamo, potremo individuare gli elementi che tre io comunque trovavo, gli stessi tre che lei ha citato, dal mio punto di vista sono un primo passo comunque di questo percorso da fare passo a passo. Sono convinta del valore di questo percorso e dell'importanza che ha sul futuro della nostra città, per cui se c'è la disponibilità io farei un ulteriore passaggio in commissione per arrivare a costruire, come si era detto, insieme, ci siamo un attimo fermati per vari motivi, ma insieme una proposta che, con la disponibilità dell'assessore, che devo dire ha sempre partecipato e anche raccolto le cose che venivano portate, se insieme costruire anche una proposta su un tema che io, ribadisco, conoscevo poco e ho imparato invece a conoscere in parte, perché poi sono stati due appuntamenti, e a riconoscerne l'importanza per il futuro. Quindi come Presidente di Commissione quello che posso dire è che c'è tutta la mia disponibilità, anzi il mio interesse, a continuare insieme, se lo volete, a fare degli altri appuntamenti per arrivare a fare qualcosa di concreto. Ecco, questa è la mia unica dichiarazione che volevo fare. Grazie. Va bene, grazie. Quindi passiamo alla mozione numero 34, presentata dal consigliere Nossa, relativa alla riduzione, all'adesione alla campagna per la riduzione delle spese militari. Prego, la parola al consigliere Nossa. Chiedo scusa. Sì, grazie. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Prima di leggere la mozione, non ho chiesto la parola anch'io come la consigliera Pennasi, però capisco e non ho nessun problema ad accettare la, come dire, di aver tolto la mozione precedente. Però secondo me forse era corretto discuterla, visto che si è presentata, secondo me era corretto discuterla la mozione precedente. Perché è stata presentata, quindi... Poi no, mi scusi, consigliere Nossa, è facoltà della consigliere che è di ritirare, di non discutere. È la sua scelta, è la sua facoltà. Prego. No, non voglio portare via altri... Sto dicendo che lei ha fatto benissimo, era la sua facoltà di toglierla, per amor del cielo. Sto dicendo semplicemente che, avendola presentata, secondo me trovavo corretto che una volta che fosse stata presentata anche altre forze politiche potevano, come dire, interloquire con quello che lei ha presentato e ha discusso. Tutto qui, però, era anche per una... Mi scusi, consigliere allora, Nossa, andiamo avanti. No, finisco, rimango subito sul tema. Probabilmente sono stato travisato, faccio un discorso personale poi al limite con la consigliera Franciosi, perché non è il caso di andare avanti su questo argomento, perché è stato tolto dall'ordine del giorno. Allora, adesione alla campagna nazionale per la riduzione delle spese militari. Il nostro paese sta attraversando una gravissima crisi finanziaria ed economica che sta provocando un forte aumento della povertà, della disoccupazione, del disagio e dell'insicurezza sociale, i cui segni sono già ben visibili anche sul nostro territorio. Faccio presente che questa mozione è stata presentata quasi 2 anni fa, quindi alcuni temi, termini e soprattutto numeri sono nel frattempo cambiati. Negli ultimi anni è stata realizzata una drastica riduzione della spesa pubblica, in particolare dei fondi a disposizione in settori di vitale importanza per i cittadini, come sanità e istruzione. I fondi nazionali a carattere sociale sono passati da, e via dicendo, bypasso un po' di numeri per magari accelerare quello che è il concetto finale. L'ONU e l'Unione Europea sono da tempo impegnati ad ampliare la dimensione umana del concetto di pace e sicurezza, includendovi il benessere economico, stabilità politica, democrazia, sviluppo, pace sociale, diritti umani e bisogni primari, quali educazione, salute, alimentazione e alloggio.
Negli ultimi decenni i problemi della sicurezza economica, sociale e ambientale hanno assunto una posizione prioritaria rispetto a quelli della difesa militare, che gli Stati hanno sempre più difficoltà ad assicurare la necessità di coesione sociale ed economica. L'Italia aveva previsto nel 2002 di acquistare 131 caccia bombardieri F-35, diventati 90 con l'ultima legge di bilancio, per un costo circa di 12 miliardi di euro, a cui si deve sommare un costo di manutenzione ed uso valutato in oltre 35 miliardi di euro. Si tratta di un'arma da guerra, sottolineo che è da guerra, con capacità di trasporto di ordigni nucleari palesemente in contrasto sia con l'articolo 11 della Costituzione italiana che con la Carta dell'ONU, e che le missioni di pace previste dalle Nazioni Unite escludono l'impiego di simili ordigni distruttivi. Anche secondo il Pentagono, l'aereo deve ancora risolvere numerosi problemi tecnici. Ricordando che se l'Italia si ritira dal suddetto progetto non deve pagare nessuna penale, che il nostro Paese ha speso nel 2012 oltre 20 miliardi di euro per la difesa, collocandosi secondo la classifica del SIPRI al 10° posto al mondo per le spese militari, valutata positivamente la decisione di numerosi comuni, tra cui Milano e altri, di adottare una risoluzione contro l'acquisto dei cacciabombardieri F-35, il Consiglio Comunale chiede al Parlamento e al Governo di non procedere all'acquisto del cacciabombardieri F-35, destinando i soldi risparmiati al rilancio e allo sviluppo del Paese, di procedere ad una rapida revisione e riduzione complessiva della spesa militare, ridefinendo altresì in modo aperto e democratico una nuova politica di sicurezza e una rinnovata politica estera italiana ed europea coerente con la nostra Costituzione e la Carta dell'ONU. Impegna quindi di collaborare con il coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, per rafforzare l'impegno degli enti locali per il disarmo e la sicurezza umana. Impegna il Presidente del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni a inviare la presente mozione al Presidente del Consiglio, ai Presidenti e Capigruppo di Camera e Senato, nonché al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani e alla campagna Taglia le ali alle armi. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Su questa mozione dichiaro aperto il dibattito, prego di prenotarsi. Prego, prego consigliere Antonio. Scusi Presidente, siccome le due mozioni che abbiamo presentate sia io che il consigliere Nossa sono uguali, chiedo per favore se possono essere messe insieme così, perché sono uguali, non si differenziano. Grazie. Quindi la numero 34 e la numero 35 presentata dalla consigliera Antonioli ed altri contro l'acquisto dei cacciabombardieri F-35. Quindi la trattiamo. Prego di prenotarsi per chi volesse intervenire. Quindi facciamo un'unica discussione, consigliere Antonioli, facciamo un'unica discussione e un'unica votazione. O se no la votazione separata, mi consiglia. Allora perché la materia è la stessa, ma i dispositivi sono leggermente diversi. Allora, visto che non ci sono interventi, consigliere Antonioli, vuole illustrare un attimo anche la sua, grazie. Prego, la parola alla consigliera Antonioli. Allora, condividendo tutto quello che ha detto l'assessore,
scusate, il consigliere Nossa. Allora, tutto quello che ha detto il consigliere Nossa, perché comunque sono uguali le due mozioni. L'unica cosa che noi chiediamo è di promuovere finalmente una discussione aperta e trasparente sulle spese militari, il bilancio della difesa e le riforme del nostro sistema di sicurezza in modo da consentire a tutti gli italiani di decidere in modo responsabile. Infine decide di collaborare con il coordinamento nazionale degli enti locali per la parte dei diritti umani, per rafforzare l'impegno degli enti locali per il disarmo e la sicurezza umana. Io so che in questo momento parlare dell'F-30, dell'acquisto di armi diventa difficile, però dobbiamo, secondo me, utilizzare i fondi che noi abbiamo per i fondi nazionali, per i fondi sociali, per i fondi dell'autosufficienza, per il fondo per i giovani e poi magari iniziare a fare dei ragionamenti seri per quanto riguarda il traffico d'armi, per quello che è successo in questi giorni, che è molto pesante, perché poi c'è anche il traffico d'armi oltre all'acquisto che noi facciamo per le armi di difesa. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola la consigliera Ios, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Mi sfugge il motivo per cui due mozioni uguali siano state presentate, una il 27 di giugno, l'altra il 28 di giugno, una firma del consigliere Nossa e l'altra di tutto il resto della maggioranza. Però quello che volevo, su cui volevo soffermarmi è un'altra cosa, cioè ho capito in questi due anni che una mozione è il pensiero politico di un gruppo, ma vorrei capire, visto che voi avete rappresentanze a livello nazionale, che cosa c'entra questo discorso, che cosa c'entra questo tema all'interno del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni. Mi spiego meglio. Quando abbiamo discusso sulle coppie di fatto, nonostante non ci fosse una legge a livello nazionale, però questo Consiglio ha preso delle decisioni che poi sono state messe in atto per i suoi cittadini per potergli fare avere pari diritto con le coppie tra virgolette tradizionali. Io onestamente trovo veramente una perdita di tempo fermarsi a discutere su una cosa che questa proprio a noi non compete, cioè ci possiamo esprimere, ma non ho capito perché dobbiamo trovarci qui in consiglio comunale a discutere di queste cose quando sia il consigliere Nossa che il PD ha i suoi rappresentanti nazionali che possono tranquillamente discutere di queste cose. Io non condivido questo sistema, onestamente ci siamo battuti tanto per poter avere i consigli sulle mozioni. Mi sono messa a scartabellarle tutte quante, forse faremmo meglio a fare un consiglio comunale sulle interrogazioni, che sono molto interessanti, che parlano comunque del nostro territorio e che ci permetterebbero di fare qualcosa di concreto per il nostro territorio, perlomeno da parte nostra che siamo consiglieri comunali, di avere delle risposte da dare ai nostri cittadini. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Grazie Presidente. Nella discussione della precedente mozione ritirata dalla consigliera Franciosi, la consigliera Pennasi ha fatto un'affermazione che io condivido in pieno, cioè che l'utopia a volte fa girare il mondo. Però mi sembra che qua siamo veramente nel mondo del surrealismo e non capisco la logica di discutere di argomenti così lontani dal nostro bisogno della città, e mi sembra quasi un affronto per i nostri cittadini, visto i temi che restano risolti nella nostra città, che vengono ignorati da questa amministrazione, per poi discutere argomenti come quelli portati, per quanto siano di alto spessore politico, ma certamente non mi sembrano quasi, non oserei dire, fuori luogo,
la logica di discutere questi argomenti portati dalla mozione e portare un'interpellanza come quella presentata al nostro gruppo il 30 maggio del 2014, che riguarda le tasche dei cittadini, che ha riguardato un problema serio, concreto, come le farmacie comunali, che hanno comportato un prelievo dalle tasche dei cittadini di 1 milione di euro e una perdita di quasi 5, quindi sottraendole servizi, manutenzione delle strade, manutenzione in questo caso anche delle scuole, vuol dire elementi primari di una città, andare a discutere di questi elementi, di questi argomenti così fuori da quelli che sono alla nostra portata. Cioè, veramente il nostro auspicio è che la maggioranza trovi la coerenza, la forza e il coraggio di trattare argomenti che riguardano i cittadini, smettendola di portare all'attenzione della politica locale argomenti che non sono assolutamente di interesse di questa città, visto che è una città che soffre, che ha bisogno di una politica attiva, concreta, che prende iniziative, ma soprattutto di un'amministrazione che sappia avere delle idee e intuizioni per dare una soluzione ai problemi che affliggono la nostra città. Grazie. Grazie al consigliere Capone. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Ma intanto, io ovviamente la penso in modo abbastanza diverso dai due precedenti interventi, nel senso che dai territori deve arrivare a livello centrale anche il sentire della gente. Io non so, i cittadini sono delle cose vaghe e che non si capisce bene cosa siano. Sesto San Giovanni si è caratterizzata nel tempo per la presenza sul suo territorio di cittadini e cittadine che si sono organizzate per la pace, che sono contro l'acquisto degli F-135, che hanno partecipato numerosissimi sabato alla manifestazione Stiamo Tutti Insieme, è ora di stare tutti insieme, a Milano, sui fatti della Francia, della Nigeria e tutti gli altri fatti che sono accaduti, perché non sono accaduti solo in Francia, le morti tragiche non ci sono state solo in Francia. Quindi in questo caso si rappresenta una buona parte del territorio sestese, dei cittadini e delle cittadine sestesi che credono in certe cose. Si porta qua la loro voce per dire: il comune la raccoglie e chiede allo Stato centrale di fare qualcosa in questo senso. Quindi io credo che sia giustissimo che si presentino queste mozioni. Grazie. Grazie alla consigliera Pietri. Non ci chiesto la parola il consigliere Rivolta, ne ha facoltà, prego. Ho preso la scossa. Grazie Presidente, ma io rimango abbastanza perplesso, perché allora sull'utilità e sul senso dei consigli comunali sulle mozioni mi sono già espresso anche altre volte in merito, ogni tanto credo anch'io che non siano, ma un po' in genere, perché i consigli comunali sulle mozioni rischiano di essere la bandierina che si mette su un singolo tema, perché poi non avendo, come dire, la possibilità di deliberare sono affermazioni, anche se poi la politica è fatta anche di discussioni e di, come dire, capacità di aprire dibattiti, sostenere questioni. Allora, chi è mai stato alla Marcia Perugia-Assisi sa che ad aprire il corteo della Marcia Perugia-Assisi, la Perugia-Assisi fu cominciata credo negli anni 60 da credo Don Capitini o qualcosa del genere, è una marcia importante, è un appuntamento in cui da tutta Italia convergono delegazioni di tutto il paese e molto spesso è anche luogo di incontro tra comunità e religioni differenti. Aprono i gonfaloni dei comuni che aderiscono alla marcia Perugia-Assisi. Questo di per sé ci dice che i comuni in questo paese hanno, come dire, svolgono un ruolo anche rispetto a queste questioni. Chi come me ha cominciato a fare politica negli anni Ottanta nel Movimento per la Pace contro i missili a Comiso e contro l'installazione di missili, ricorda che
In molti comuni d'Italia ci sono ancora, quando si entra, c'è una scritta che dice comuni liberi da installazioni nucleari, comuni denuclearizzati, che significa che quel comune ha scelto di votare perché sul proprio suolo non ci siano impianti nucleari di carattere civile o di carattere militare. E quindi questa cosa per cui i comuni non devono avere, non devono giocare un ruolo sui temi nazionali, onestamente, io capisco, è cambiata l'epoca, si pensa che la politica sia semplicemente rendere tutto più efficiente, invece non appartenga alla politica anche il compito di discutere di temi, di questioni, di opzioni culturali, di opzioni etiche, però noi questa sera abbiamo aperto il nostro consiglio con un minuto di silenzio riferito a una vicenda gravissima di terrorismo in Francia e beh, anche lì non è che noi abbiamo giocato un ruolo, se non è che le comunità si manifestano con i propri pensieri, con le proprie emozioni, con la propria solidarietà e anche rispetto a questi temi. La questione per cui, siccome c'è un governo nazionale del colore della maggioranza, e questa cosa non può avvenire, è una visione piuttosto rigida della politica. Per fortuna, viva Dio, esiste una dialettica tra i comuni, le province che non ci sono più, le regioni, per cui, come prevede la Costituzione, non è che siccome il governo nazionale è un colore di fila si va tutti insieme e si va tutti di pari passo, sarebbe pericoloso e sarebbe per la democrazia, come dire, un impoverimento delle sedi e dei luoghi di discussione. Viva Dio, esiste una dialettica per cui i comuni discutono con il proprio governo rispetto a come si spendono i soldi e quindi rispetto al bilancio e anche rispetto alle scelte, perché se sono un cittadino del comune di Sesto San Giovanni e vedo che il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali viene tagliato mentre invece si spendono soldi per l'acquisto di F-35 e magari non per comprare dei Canadair che magari sul territorio comunale, se abiti sull'Appennino toscano in Sardegna, potrebbero contribuire a spegnere gli incendi e quindi a risparmiare ettari di boschi bruciati e molto spesso vite umane. Allora questo ci dice che intervenire e mandare un segnale al Parlamento italiano per cui noi chiediamo che non si spendano soldi in questa direzione. Poi c'è anche chi potrà dire no, io credo che la difesa del suolo è una priorità e quindi da un punto di vista militare, quindi credo che, come dire, condivido l'idea che si comprino gli F-35. Io per esempio sono sempre più convinto che questa Europa ha bisogno di un esercito sovranazionale più che di un esercito nazionale, oltre al fatto che essendo stato obiettore di coscienza e quindi obiettore alle spese militari e quindi obiettore al servizio militare, credo che la difesa innanzitutto passi per la difesa dei propri cittadini, del proprio territorio, pur comprendendo che esiste anche la necessità di un esercito. Però che in una fase come questa, di comuni in cui i bilanci vengono ripetutamente massacrati dai tagli, i comuni non debbano esprimersi rispetto a una scelta così, beh, scusate signori, c'è qualcosa che non funziona. Dite non siamo d'accordo, siamo per gli F-35. Ma c'è un sacco di gente, anche nel mio partito, che lo sostiene. L'hanno votato in Parlamento, ci sta. È un dibattito che ci sta. Dire che, non, che la maggioranza, guardi consigliere Caponi, lei tra l'altro confonde il ruolo del Consiglio con il ruolo della Giunta. Quando dice la maggioranza discuta di altro piuttosto che portare questa missione e l'amministrazione comunale non dà risposta ai cittadini, lei confonde i due ruoli. I consigli comunali sulle mozioni le decidono i capigruppo, i gruppi consigliari, che sono altra cosa rispetto all'amministrazione della città, ai sindaci, al sindaco, agli assessori che poi portano le delibere. Questa è una discussione che appartiene a noi e se appartiene a noi discutiamo di quello che noi decidiamo, di quello che noi poniamo all'ordine del giorno della discussione. Piaccia o non piaccia, ma sono due cose differenti. Allora io credo che la mozione di questa sera ci sta tutta. Mi spiace, non condivido e non ho condiviso anche quando i dirigenti del mio partito hanno sostenuto che consigli comunali non devono discutere di temi
nazionali, perché invece molto spesso partono dai territori, dai comuni, le opzioni che poi condizionano. Io a fare il dirigente o il consigliere comunale mi sento pezzo di un partito e di un gruppo dirigente nazionale, perché quello che io faccio qui condiziona la politica. Le mie scelte sono scelte che condizionano, che influenzano, che segnano il passo rispetto, che segnano rispetto alle cose. Perché un consiglio comunale non può discutere di questa cosa? L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, ha addirittura dei delegati rispetto a questi temi. Alla pace, ai diritti civili, tutti gli anni c'è una giornata in cui nelle scuole di questa città si parla di diritti civili, di pace e di un sacco di altre cose. E se c'è una delegazione che viene da un paese in guerra, noi la riceviamo, non è che non la riceviamo, l'abbiamo fatto, abbiamo ricevuto gli esuli birmani in questo consiglio comunale, e lì cosa potevamo fare? Potevamo influire in qualche modo? No. Se non mostrare la solidarietà di una comunità, perché sappiamo che le comunità, quando hanno questi sentimenti, quando esprimono solidarietà, quando si occupano del mondo, sono comunità vive, che non sono finalizzate a guardare semplicemente la punta delle proprie scarpe, perché ogni tanto, viva Dio, la politica deve avere anche la capacità di alzare lo sguardo e di guardare un po' più in là. Grazie, consigliere Rivolta. Rimaniamo ancora per 2 minuti, poi andiamo in dichiarazione di voto. Chiesto la parola, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Ma innanzitutto volevo far notare 2 cose. Abbiamo un assessore, anzi un'assessora che ha la delega addirittura alla pace, quindi significa che il nostro comune su questi temi ha sempre avuto una sensibilità come anche altri comuni, a cui a mio avviso bisogna dare atto. Due pace significa anche coesione, significa colla, una comunità intorno a un valore secondo me fondamentale, che è la pace, che deve unire tutti, al di là dei colori, delle tifoserie e delle religioni. Io la vedo in questo modo. Vorrei anche accennare magari giustamente a qualcuno che in questo Consiglio Comunale non c'era, non ero neanch'io, ero diciamo come spettatore, nel 2003. Nel 2003 c'è stato bombardamento degli Stati Uniti con le forze alleate verso l'Iraq. Noi ci siamo trovati quella sera, la sala del Consiglio Comunale, che è la sala della comunità di Sesto, è stata aperta, giustamente. Ci siamo trovati qui, ognuno con un suo pezzo di storia, un suo aneddoto, una sua poesia, la sua chitarra, purtroppo ad aspettare questo brutto momento. E lo aspettavamo tutti, sapendo che sarebbe accaduto di lì a poco, ma non lo aspettavamo con gioia, come forse magari molti, era lo stato di molti. Noi lo aspettavamo come un incubo, come una cosa triste, perché per noi la guerra è sempre qualcosa di brutto. Da qualsiasi parte provenga l'input, non esiste. Ci sono, i modi sono altri. E questa mozione, che in particolar modo riguarda il taglio alle armi e se vogliamo questi F-35, vorrei ricordare che sono aerei da guerra, dove aerei da guerra fanno a cazzotti con l'articolo 11 della nostra Costituzione, dove non è che dice la nostra Costituzione non ci piace la guerra, la facciamo sì, no, forse, chissà, vediamo un po' il tempo com'è domani. No, dice ripudia, che è ancora più forte di rifiuta, che è ancora più forte di non la facciamo. E quindi bisognerebbe, secondo me, anche avere la coerenza di capire che se la Costituzione è in atto, certe cose devono essere poi praticate, devono avere uno sfogo. E la nostra comunità si appoggerà queste cose, queste mozioni, che in gruppi di maggioranza, in 2 diverse mozioni, ma mozioni similissime, sono state fatte diversamente solo per questione di tempi, stanno portando avanti. Perché noi riteniamo importante, nel nostro DNA, questo tipo di discorso, e le comunità hanno tutto il diritto di portare avanti questo, come avranno il diritto di portare avanti, come è successo in passato, abbiamo discusso anche dei crocifissi in quest'aula, che non è un discorso comunale, è un discorso nazionale. Abbiamo discusso di dare, abbiamo parlato addirittura anche del muro di Berlino.
come mozione, se vogliamo proprio andare in qualche mozione, è stata presentata dalla loro opposizione. Quindi cerchiamo di capire che è valido, perché le comunità hanno la voglia e il desiderio di farsi sentire. E spesso dalle comunità nascono delle idee, degli incipit che possono essere corretti e tenuti a mente di chi è, diciamo, o di chi ricopre dei ruoli superiori gerarchicamente a noi e che da noi sono stati eletti. Quindi se ci sono dei consigli dati da qualcuno, o delle prerogative, o delle volontà, ben vengano, questa può essere una di quelle. Ce ne saranno altre, ben vengano. Non mi sentirete mai dire non è terreno di consiglio comunale, perché non ha senso, non ha guai tappare la bocca a qualcuno che vuole proporre qualcosa di qualsiasi tema sia. Si discute e si vota. Però, ripeto, il concetto di avere uno spreco intorno a questo aereo, che è da guerra, che può trasportare ordigni nucleari, quando noi ripudiamo la guerra, davanti al fatto che poi puntualmente ci troviamo a tagliare di tutto, ma non noi come comune, noi come azienda Italia, se me lo permettete, cioè così è chiaro che non funziona, cioè si potrebbero diminuire le tasse, si potrebbero fare più investimenti nella scuola, che probabilmente abbiamo visto che ce n'è bisogno in tutti i sensi, oltre che strutturali anche di cultura, e forse dovremmo agire più sul versante della cultura pacifica, forse, anziché di illudere che con questi tentativi di armi riusciamo a fermare un nemico che non sappiamo chi è né da dove arriva e che magari con un coltellino fa quello che vuole. Quindi stiamo attenti, gestiamo le nostre forze, in questo caso economiche, e ben venga la comunità, qualsiasi essa sia, qualsiasi cosa voglia esprimere, che porta all'ordine del giorno in quest'aula e in altre aule una mozione o un sentimento che è proprio e che può essere condiviso meno con altre persone. Grazie. Grazie consigliere Noss. Se non ci sono più interventi, passerei alla dichiarazione di voto. Facciamo una dichiarazione di voto unica e poi due votazioni separate. Iniziamo col gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, mi astengo. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Favorevole. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Favorevoli, grazie. Gruppo misto è assente la consigliera Landucci, Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Favorevole. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Mi astengo. Grazie. Gruppo verso sesto, consigliere De Noia, consigliere Gianvecchio. Favorevole. Grazie. Gruppo sesto nel cuore, consigliere Capone. Astenuti. Gruppo Partito Democratico, consigliere Antonioli. Favorevoli. Grazie. Quindi andiamo in votazione. La mozione numero 34 presentata dal consigliere Nossa. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Passiamo alla seconda votazione, alla mozione numero 35 presentata dalla consigliera Antonioli ed altri. È possibile di rivedere Antonio, grazie.
Sì, allora. Per adesso magari. Allora, annulliamo la votazione, la rifacciamo. Per cortesia, un po' di attenzione, consiglieri. Rifacciamo la votazione per la mozione numero 34. Inizio votazione, prego. Sulla numero 34, sì. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 6, favorevole 15. È un voto disperso. Il Consiglio approva. Vediamo l'esposizione della grafica, prego. Vabbè, allora rettifico la mia votazione, è favorevole. Procediamo allora con la seconda votazione, attinente alla mozione numero 35, presentata dalla consigliera Antonio Olvi ed altri. Inizio votazione, prego, consigliere Rivolta. Inizio votazione. Sì. Fine votazione. Presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 17. Il Consiglio approva. No, allora non è. E allora è l'apparecchio che non funziona, il mio voto è favorevole. Una volta mi sono sbagliato, ma no, due. Riprendiamo con la mozione numero 36, presentata dalla consigliera Titta Ferrante, per disciplinare l'ubicazione dei locali sale da gioco. La parola alla consigliere per illustrarla, prego. Questa mozione prende motivazione dal fatto che il gioco d'azzardo ormai è ritenuto un'emergenza sociale. Secondo
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbe circa un milione, sarebbero circa un milione gli italiani affetti da ludopatia. Addirittura è considerato un gioco patologico ed è stato definito così dall'Istituto Superiore di Sanità come dipendenza senza sostanze, perché si caratterizza per la comparsa, dopo un certo periodo di tempo, di fenomeni di tolleranza, con un aumento crescente ed incontrollato del desiderio di giocare, di astinenza, con disturbi psicologici e somatici tipici dell'ansia e della depressione. Questo gioco è favorito dalle nuove strategie di marketing dell'industria del gioco, che fanno aumentare il numero dei giocatori saltuari ed elevare quello dei giocatori patologici. Il fatturato dell'industria del gioco in Italia è addirittura il triplo di quello francese e quello spagnolo ed è il più alto del mondo per le lotterie istantanee. Questi sono dati drammatici. Il gioco d'azzardo ha raggiunto proporzioni tali da rappresentare la terza industria italiana per fatturato, preceduta solo da Eni e da Enel, e questa la dice lunga. Il fatto più grave è che costituisce inoltre la seconda causa di indebitamento delle famiglie, secondo un'indagine promossa da Eurispes. Il gioco è aumentato del 30% nel 2011 rispetto all'anno prima, il 2010. E una ricerca condotta dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR ha rivelato come a giocare siano 4 italiani su 10, quindi circa 17 milioni di italiani. Un dato significativo è che la spesa media pro capite degli italiani, compreso i neonati, è di circa 1.260 euro, secondo un recente dossier intitolato Azzardopoli, pubblicato dall'Associazione Libera. Il 42% della popolazione tra i 15 e i 25 anni, secondo il CNR, ha giocato almeno una volta nell'ultimo anno. E il presidente del Codacons ha dichiarato che i giovani a rischio dipendenza sono circa 500.000. Il gioco risulta diffuso, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione: giovani, disoccupati, famiglie povere, anziani soli. I giocatori più a rischio sono complessivamente i soggetti di sesso maschile con bassi livelli di scolarizzazione, inclini ad alcol e fumo ed esposti ad abuso di farmaci. Le leggi nazionali ed europee sulla liberalizzazione dei mercati e sul sistema delle licenze contengono evidenti contraddizioni e lacune, lasciando troppo spazio al gioco d'azzardo illegale. E la legge sulla liberalizzazione del commercio permette di intervenire solo se c'è un concreto rischio di ordine pubblico. La Corte Costituzionale, con la sentenza 300 del 2011, nel pronunciarsi sul ricorso della provincia di Bolzano, la quale con proprio regolamento vieta ex lege e quindi in modo generale l'apertura di sale da gioco e la messa a disposizione di giochi in prossimità di zone ritenute sensibili, come scuole, centri giovanili, istituti frequentati principalmente da giovani, ospedali e via di seguito, ha ritenuto che dettare limiti all'esercizio dell'attività basati sulla distanza dai luoghi cosiddetti sensibili manifesti, ripeto, è la Corte Costituzionale che lo dice, manifesti una volontà atta a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la maggiore età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socioassistenziali, e a prevenire forme cosiddette compulsive. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta a predisporre con urgenza le opportune iniziative nel regolamento edilizio volte a disciplinare l'ubicazione dei locali e delle sale da gioco. Ci sarebbe da approfondire
molto di più su questo argomento, ma rimando al dibattito in Consiglio. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Adesso la parola all'assessore Montrasio da parte dell'amministrazione comunale. Prego. Sì, grazie Presidente. Intervengo brevemente nel dibattito per specificare ad integrazione di quanto ha detto la consigliera Titta Ferrante che noi disponiamo già di un regolamento che è il regolamento per il rilascio delle licenze per le sale da gioco del 2008 che disciplina proprio questi aspetti. Ad esempio, dice che la distanza da scuole, ospedali, luoghi di culto e cosiddetti luoghi sensibili non deve essere inferiore a 300 metri e le sale da gioco non possono sottostare o essere adiacenti ad abitazioni civili. Queste medesime regole sono anche recepite nel piano delle regole e nel PGT, se non erro, però diciamo che comunque c'è questo regolamento. Ora è evidente che queste regole sono in gran parte disattese sul nostro territorio, nel senso che purtroppo è capitato insomma che ci fossero alcune sale gioco non rispondenti a questi criteri. Questo per quale ragione? Perché questo è un regolamento di difficile applicazione, perché le licenze per l'apertura delle sale gioco non vengono rilasciate dal comune, ma vengono rilasciate dalla questura. Purtroppo la questura, nella verifica dei requisiti per rilasciare la licenza, controlla la coerenza rispetto al testo unico per la pubblica sicurezza, rispetto appunto ai requisiti del titolare fondamentalmente di queste sale, e non va a controllare la conformità rispetto ai regolamenti emanati dai diversi comuni, e quindi si sono creati spesso insomma in alcuni casi queste contraddizioni, per cui un punto vendita, diciamo una sala gioco che è in mano una licenza rilasciata da un'istituzione che contraddice il regolamento del comune. Questo appunto ad integrazione per rispondere, insomma per dire a che punto è il nostro comune. Dicevo un regolamento del 2008 perché il nostro comune è stato direi all'avanguardia rispetto alla definizione di questo tipo di regole. Siccome sappiamo però che non sono sufficienti, cioè non è sufficiente avere scritto queste cose perché poi si realizzino, ricordo brevemente quello che il Comune in questo, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo circa ha fatto in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo lecito. Diciamo, l'orientamento politico è stato quello della regolamentazione, non della come dire, dell'abolizione del gioco d'azzardo lecito, ed è stata la promozione della legge d'iniziativa popolare per appunto la regolamentazione del gioco d'azzardo lecito. Quindi siamo stati il comune che all'interno appunto della rete di comuni che si impegnano per il contrasto al gioco d'azzardo ha proposto questo percorso istituzionale e siamo stati appunto tra i promotori della raccolta di firme. Abbiamo approvato una delibera quadro qualche mese fa di collaborazione con l'ASL che prevede un programma di attività con alcuni interventi rivolti ai giovani, rivolti alle fasce a rischio e alla formazione per gli addetti ai lavori, insomma, del comune, che possono, affinché rilevino con maggiore efficacia quei segnali che testimoniano appunto la dipendenza da gioco d'azzardo. È una delibera quadro per cui tutti questi programmi sono naturalmente da implementare, da favorire, e stiamo approfondendo l'ultimo stimolo che ci è arrivato da Regione Lombardia, che ha promosso una manifestazione di intenti, di interesse, scusate, presso i comuni proprio per fare il punto della situazione rispetto alle proposte progettuali per le iniziative di contrasto a questo fenomeno. Dicevo, tutti questi strumenti messi insieme possono rafforzare insomma i nostri regolamenti e far crescere la sensibilità, che sicuramente dal 2008 a oggi è aumentata su questo fenomeno, e fornire degli strumenti in più ai comuni per essere incisivi nell'arginare questo fenomeno.
Grazie all'assessore Montrazzi. Apriamo il dibattito su questa mozione. Prego di prenotarsi per intervenire, grazie. Chiesto la parola il consigliere Caponi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, io tendevo appunto di eventualmente replicare l'intervento della maggioranza, però visto il silenzio presumo quindi che sia stato colto in pieno il contenuto di questa mozione e la sua importanza, ma soprattutto vorrei dire all'assessore che il suo intervento rende ancora di più attuale questa mozione stessa, proprio perché lei, apprezzo, quando dice che sul territorio è di difficile controllo l'applicazione del regolamento perché spetta la questura. Verissimo, ha proprio ragione, ma è proprio per questo che noi portiamo questa mozione in termini propositivi, perché normando ed eventualmente modificando il regolamento, cioè interpretando o quantomeno normando il regolamento indirizzo, potremmo creare un interscambio con la questura quando concede queste autorizzazioni, perché sono parecchie le zone di Sesto dove questo regolamento viene completamente disatteso, e quindi credo che questa mozione, l'approvazione di questa mozione, possa portare da un lato a rendere ancora di più attuale il problema che penso sia a cuore di tutti, possa dare all'amministrazione uno strumento maggiore consentendo la modifica, quantomeno un'applicazione del regolamento edilizio nel senso che dicevo poc'anzi, cioè quello di colloquare, di fare questo interscambio con la questura per monitorare le zone dove sono collocate queste lot machine, e dall'altro, perché no, anche magari promuovere una verifica attraverso il corpo della polizia locale, soprattutto nelle zone sensibili, perché basterebbe delimitare dico in maniera così abbastanza spannometrica, ma direi chiaro che se c'è un locale che si trova a un chilometro dalle scuole non rientra nel regolamento edilizio, però ce ne sono parecchi che invece basta girare la città, sono proprio adiacenti alle luoghi sensibili, sono magari particolarmente anche conosciuti da parte dei vigili urbani. Quindi, a nostro parere, l'approvazione di questa mozione, così come presentata dalla collega, potrebbe ulteriormente fornire all'amministrazione uno strumento idoneo per contrastare questo fenomeno attraverso una maggior sorveglianza del territorio applicando le norme esistenti del regolamento edilizio. Grazie consigliere Caponi, ha chiesto la parola il consigliere Rivolta, ne ha facoltà. No, grazie. Prego. Presidente, purtroppo questa sera non c'è l'assessore Marini per porgli la questione. Guardate che il regolamento edilizio con questa partita non c'entra nulla, sono abbastanza convinto. Il regolamento edilizio norma come si costruisce una casa, un negozio, quali sono le norme che regolano la costruzione, gli spazi, i luoghi, i vani, i bagni, le aperture. Il regolamento edilizio non c'entra nulla. Questa cosa casomai c'entra con il regolamento del commercio e c'entra probabilmente con il piano delle regole, tant'è che noi nel PGT, nel piano delle regole, abbiamo già inserito delle norme. Quindi suggerirei di modificarlo, perché di mettere nel piano delle regole, perché il regolamento edilizio, secondo me, poi purtroppo non, vuol dire, ci vorrebbe un parere più autorevole del mio, ma il regolamento edilizio, per quello che so io, avendo studiato la bozza di quando c'è stata una bozza di regolamento edilizio che è passato in commissione le volte precedenti, rispetto a questa partita non ha nulla da dire, è il regolamento del commercio e casomai il piano delle regole, ma nel piano delle regole questa cosa c'è già. Grazie al consigliere Rivolti, ha chiesto la parola il consigliere Torraco, ne ha facoltà, prego. Buonasera Presidente, ma io propongo a questo punto ai consiglieri di, se volete eventualmente ritirare la mozione, rivederla e portarla magari o in commissione o al tavolo del commercio, perché ci interessa approfondire la vostra mozione, ci interessa il tema e pertanto io propongo di eventualmente di discuterla in sede di tavolo del commercio oppure in una
commissione che si andrà successivamente ad organizzare. Grazie consigliere Torraco. Se qualcuno vuole rispondere per vice consigliera Tita Ferrante, prego. Sì, allora a me sembrava che l'assessore Montragio avesse fatto proprio riferimento al regolamento edilizio e comunque il Comune di Milano lo riporta questa cosa della lontananza dai luoghi sensibili nel regolamento edilizio del Comune di Milano. Il Comune di Milano nel proprio regolamento edilizio contempla proprio questo particolare. Quello che però a me premeva un attimino, mi faceva fare qualche riflessione, era che ultimamente noi di Sesto nel Cuore avevamo fatto un emendamento, se non ricordo male, proprio nel piano delle regole, e l'emendamento mi sembra che era passato per 500 metri, non 300 come lei ha detto nel 2008. Quindi cioè, mi spiace che adesso lei tiri fuori 300 quando almeno siamo... Nel nostro emendamento avevamo chiesto 1000 metri, eravamo arrivati a 500, adesso è diventato 300 perché non è stato preso nota, ci spiace perché era un emendamento che era passato e quindi spero. Ecco, però questo sta a dimostrare che cosa? Che probabilmente occorre unificare quello che è il regolamento edilizio, il piano delle regole, tutto ciò che è gli orari, no? Tutto ciò che riguarda questo tema. E quindi se la mozione passa, benissimo, ne parleremo in commissione perché se passa la mozione andrà sicuramente in commissione e potremo quindi sviscerare tutti gli aspetti, anche gli orari che devono essere consoni proprio per tutelare. Come dice il TAR di Brescia, il TAR dice che anche in merito agli orari di apertura di queste sale, di questi luoghi, devono essere fatti sempre nella logica di un sistema di prevenzione sociale, per cui il sindaco ha proprio il compito di poter regolamentare anche gli orari di questi luoghi. Tutte cose che potremmo benissimo trattare in commissione, quindi ampliare. Ecco, quello che mi preme è che però a livello proprio di uffici si faccia uniformità sull'argomento, in modo tale che non ci sia da una parte 300 nell'altra 500 e cose di questo genere. Grazie. Grazie alla consigliera Tita Ferrante. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Ne ha fatto sì, tanto. Grazie. No, intervengo forse per... Non vorrei fare il maestro, lungi da me questa cosa. Comunque nel 2008, era l'8 luglio del 2008, in quest'aula, come accennava il consigliere Rivolta prima di me, è stato approvato il regolamento per il rilascio delle sale da gioco. Vi erano le distanze e vi erano anche gli orari, e vi erano anche il come si poteva aprire e come si doveva chiudere una sala se non era aperta nei crismi corretti. Qual è il problema? Il problema è che il Comune non ha un potere così legiferante e così, diciamo, passatemi il termine, potente rispetto a delle leggi che sono nazionali o, peggio, regionali. Di conseguenza questo sicuramente può creare dei problemi. Però il regolamento, il Comune di Sesto nel 2008 l'aveva già deliberato e applicato. Poi quanto questo regolamento faccia cazzotti, e ripassatemi il termine, con qualcosa che è un ente superiore a livello gerarchico al nostro, questo non lo so. Però fatto sta che il nostro Comune aveva già visto lungo in questo campo, aveva già fatto qualcosa in questo ambito. Grazie consigliere Noss. Chiesto la parola la consigliera Pennasi, ne ha facoltà. Viene difficile esprimersi in questo momento, nel senso che tutta la prima parte presentata dalla consigliera Tita Ferrante ci porta in una direzione, nessuno qua sottovaluta l'allarme sociale e l'oggettivo problema che rappresenta il tema del gioco d'azzardo, eccetera, e il dilagare.
diventa appunto poi più tecnico capire come, visto che l'indirizzo mi sembra che lo condividiamo un po' tutti, quantomeno io posso dire che lo condivido, come entrare nel merito per raggiungere quegli obiettivi. Io ricordo un dibattito, però magari poi insomma la memoria, in cui si diceva la distanza la definisce la regione, noi non abbiamo titolarità, i punti sensibili invece li può definire il comune. Forse ricordo male, cioè potremmo aumentare oltre a scuole, ospedali, i centri sportivi, tutto quello che vogliamo, però forse vado a memoria, allora forse è opportuno avere un chiarimento, se si riesce stasera, però manca l'assessore, non so, guardo il segretario, non so se si può, o se per poter votare tutti con consapevolezza, insomma, per capire bene che tipo di strumento, eccetera. Se si può fare stasera, meglio, così chiudiamo la cosa. Se invece va rimandato, insomma, ecco, però capire un po' meglio tecnicamente gli strumenti che possiamo effettivamente applicare, se è il regolamento edilizio come ha fatto Milano, come, eccetera, insomma, vorrei avere un quadro un po' più chiaro, almeno questo è il mio punto di vista. Grazie. Prego. Allora, si proponga prima di andare in votazione. Con la mozione noi diamo l'indirizzo politico. È chiaro che qui saranno l'assessore competente con i relativi dirigenti che dovranno fare il quadro della situazione su Sesto, com'è la realtà Sesto. E quindi argomento da approfondire in una commissione. Però noi dobbiamo dare l'indirizzo politico, che è questo. Dopodiché si approfondisce e si amplia tutto quello che c'è da ampliare per rendere questa mozione da un punto di vista tecnico attuabile. Cambiamo la mozione. Va bene, abbiamo capito. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, prego. Sì, per non ripetere cose già dette, io condivido l'intervento della consigliera Pennasi, volevo solo aggiungere un particolare che può essere utile. Negli anni scorsi venne già presa una decisione che può essere paragonata a quella che propone la consigliera Titta Ferrante. In questo senso, se vi ricordate, i centri insomma, di massaggi, no, che creavano qualche problema soprattutto nelle ore serali, se vi ricordate il Comune chiese, o meglio impose, tra virgolette, che chiudessero entro le 22. Mentre prima rimanevano aperte fino a mezzanotte. C'è però, io la ricordo questa cosa, poi magari il segretario o l'assessore sicuramente hanno più competenza, insomma, c'era un tot di ore in sostanza al giorno per le quali la regione consentiva l'apertura, no? Non ricordo se fossero 10 insomma, o giù di lì. E per tutte quelle ore un esercizio poteva rimanere aperto, però il Comune poteva intervenire per quello che riguardava l'orario di chiusura o di apertura, quindi in questa maniera spostava l'attività commerciale. Per farla breve, nel caso dei centri che riguardavano i massaggi, chiudendo e impedendo loro di rimanere aperti dalle 22 alle 24, è chiaro che come dire, si è tentato di mettere un po' fine al disordine che questi esercizi aperti in queste ore creavano. Ed è comprensibile come non fosse conveniente per loro aprire per le stesse ore, perché aprire al mattino alle 6 insomma era poco interessante. Grazie alla consigliera Teormino.
Va bene, allora, visto che non ci sono più interventi, andiamo avanti con la dichiarazione di voto, iniziando dal gruppo Giovani Se Stessi e la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, ma io condivido l'indirizzo politico, come hanno spiegato meglio adesso i consiglieri di Sesto Nel Cuore, che viene data con questa delibera. Credo che sarebbe interessante votare le motivazioni che hanno credo che sarebbe interessante portare avanti i concetti che vengono espressi all'interno di questa e poi eventualmente rimandare alla Commissione le specifiche, anche perché mi dispiace non dare ragione alla consigliera Teormino. Ho capito che avete fatto il regolamento e che i centri massaggi dovrebbero chiudere le 10, ma non è così. Quindi evidentemente, anche se ci sono i regolamenti, anche se ci sono delle scelte che sono state fatte e tutto, visto l'importanza del tema, forse bisognerebbe trovare insieme il modo per poterle rendere poi applicabili. Quindi il nostro voto comunque sarà favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, chiedo perdono, provo a fare una domanda che, per capire un attimo. Stiamo per andare a votare un regolamento che c'è già? Stiamo andando a votare per un regolamento che già esiste? Sinceramente non riesco a capire il perché di questa votazione, quindi ci asteniamo. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie. Allora, noi condividiamo appieno il 98% di quello che c'è scritto, ossia la ratio con cui è stata fatta, il problema che è stato, non dico sollevato, ma risollevato, perché effettivamente è un problema che esiste nel tempo. Tanto è vero che l'ultima legge di stabilità e anche l'ultima finanziaria regionale hanno, come dire, dato dei soldi per cercare di capire fino in fondo, di trovare delle soluzioni a questa che viene definita ludopatia del futuro, ossia questa patologia che colpisce purtroppo molti pensionati e molti disoccupati, al di là di chi ha i soldi o meno. Quindi il problema è ben presente anche in sfere più alte delle nostre. È anche vero perché c'è stata una sanatoria sui giochi online, quindi bisogna cercare di capire quale delle due sia vero, ossia se mettiamo dei soldi a disposizione ma poi saniamo che tutto va bene, tutto fa brodo, però questo è un discorso politico più alto del nostro. Ripeto, noi condividiamo in tutto, forse il fatto di predisporre con urgenza un regolamento che, se non è dentro nel regolamento edilizio ma esiste già, ci sembra un po' non corretto. Se anziché predisporre ci fosse stato scritto a spostare la licenza già data nel regolamento edilizio, forse ci poteva anche stare, ma però ripeto, è un qualcosa che abbiamo già, però ci dispiace votare contro un qualcosa che condividiamo appieno, ma non possiamo votare a favore di un qualcosa che c'è già, è già esistente anche se è sotto un altro nome, quindi ci asteniamo pur condividendo appieno quello che la consigliera Titta Ferrante ha presentato. È un'astensione, diciamo, se così si può dire, più tecnica che motivazionale, ok? Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Un ultimo appunto sui centri massaggi. In via Garibaldi, dove abito io, il 25 dicembre ci sono passata davanti rientrando dalla cena di Natale con la mia famiglia. Vabbè, c'è l'asilo, non mi importa, era chiuso. Alle 23:30, perché l'ho visto, il centro massaggi era aperto il giorno di Natale. Quindi vuol dire che il regolamento è disatteso. Comunque il nostro voto su questa mozione sarà a favore. Grazie. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Fai la dichiarazione di voto, gli rispondi. Chi è l'Anna Maria che effettua la dichiarazione di voto? Consigliere Teormine, puoi spegnere? Favorevole. Verso sesto, consigliere Gianvecchio. Sì, il nostro voto sarà favorevole, anche perché noi abbiamo avuto un impegno, come anche il vecchio partito, nella raccolta delle firme per fare le chiusure di queste sale da gioco. Non vedo il perché non si possa ridiscutere
o dare una ristrettezza maggiore a quello che è un regolamento edilizio, un piano delle regole, anche perché il comune di Genova, che è un comune comunque di sinistra, ha vinto al TAR, ricorso al TAR, che praticamente aveva stabilito anche la distanza dei 100 metri dai bancomat, dai sportelli bancomat. Quindi praticamente l'unica cosa che è stata bocciata dal TAR all'assessore, se mi ricordo come si chiama, Elisa del PD, era quello degli orari. Gli orari non si potevano stabilire in base al regolamento comunale, ma si potevano stabilire solamente a livello sindacale. Questo è quello. Pertanto il mio voto, almeno se, sarà favorevole, il nostro voto è favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Ma io non mi ripeto su quello che ho detto nel mio precedente intervento, dico soltanto questo, che la mozione è stata presentata nel luglio del 2013, quindi abbastanza anzianotta. La raccolta delle firme è venuta l'anno dopo e mi pare che sia un argomento particolarmente a cuore dell'assessore Moltraso, come più volte abbiamo visto. Quindi io credo che con l'approvazione di questa mozione non si tratti, non si discuti di una vittoria politica, tanto per essere chiari, ma soltanto di fornire un elemento in più all'amministrazione, in particolare a un componente della Giunta che già mi pare sensibile al tema. Poi potrà andare in commissione liberamente, però credo che questa sia la strada che debba essere percorsa, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie. Gruppo Partito Democratico, consigliere Torraco. Prego. Come dicevamo prima, anche per noi il problema è sensibile, anche noi teniamo a che il problema si risolve, anche noi abbiamo raccolto le firme, quindi il problema è il problema di tutta la comunità sestese. Quello che noi stavamo cercando di proporre è quella di portare questo tema in una commissione dove andare a capire meglio come andare a ricercare lo strumento più adatto per andare incontro a questo problema e trovare la soluzione più stringente al problema. È quello che stavamo cercando di proporvi. Comunque, siccome ci teniamo anche noi a questo tipo di problematica, voteremo a favore anche noi, ma quello che stavamo cercando di farvi capire è che è un tema di tutti, cioè non è un problema solo, anche perché, ribadisco, la raccolta delle firme è stata fatta anche dai consiglieri del PD come degli altri partiti, quindi è un problema così per noi importante da dargli la giusta collocazione. Per noi la giusta collocazione era insieme discuterla in un luogo appropriato, trovare insieme, anche perché questa sera molto probabilmente è emerso anche, non dico qualche incomprensione, o è emerso qualche cosa che va chiarito, tutto lì. Comunque, per noi è favorevole. Grazie consigliere Torraco. Regia, andiamo in votazione. Inizia votazione, prego. Mettiamo in votazione la mozione numero 36 presentata dal gruppo consiliare Sesto nel Cuore. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Ci manda la proiezione, grazie. Regia. Eccola qua, vai ancora.
Va bene, no, questa qui è errata. Errata nel senso nella torta, però. Nella torta, però la votazione... Sì, se può ripetere a questo punto nella votazione, sono tutti nelle persone dei consiglieri? Allora, la votazione è stata fatta, 3 astenuti nei consiglieri Nossa, Foggetta, Pietra, okay. E 19 consiglieri a favore. Va bene? Grazie. Allora, facciamo la mozione numero 37, presentata sempre dalla consigliera Titta Ferrante, relativa al gioco d'azzardo online. Consigliera Titta Ferrante, la vuole illustrare? Che è quasi simile all'altra. No, no, prego, prego. Anche questa mozione riguarda il gioco d'azzardo, però quello online. Purtroppo questo riguarda molti giovani che vengono accalappiati da questo gioco e diventa veramente una cosa molto molto preoccupante. Qui sono compresi i giochi d'azzardo, le scommesse su internet ed è aumentato il gioco d'azzardo online, è aumentato significativamente negli ultimi anni sia in funzione delle opportunità offerte sia per quanto riguarda il tasso di utilizzo. Il gioco d'azzardo online comporta un rischio di dipendenza di gran lunga maggiore rispetto a quanto avviene con i giochi d'azzardo convenzionali, purtroppo a causa del facile accesso e a causa dell'attrattiva dell'offerta. Il fenomeno del gioco d'azzardo è accompagnato da una pubblicità diffusa, talvolta ossessiva, che diffonde una cultura del gioco pericolosa e un'illusione di guadagno facile, come ripetutamente denunciato dall'Unione Nazionale Consumatori. Alcuni spot, utilizzando testimonial famosi o ricorrendo a veri e propri messaggi subliminali, come ritornelli, canzoncini o slogan, hanno l'effetto di promuovere la cultura del gioco, facendo leva sulla facilità di vincita e spingendo pertanto le persone a tentare la sorte. Il giurì di autodisciplina pubblicitaria ha pertanto condannato lo spot del 10 e l'8, giocare facile, vincere di più, individuando come ingannevole la parte dello slogan che faceva riferimento alla vincita facile. Il gioco d'azzardo online, in assenza di misure idonee di informazione e di prevenzione, può trasformarsi in un'autentica malattia sociale, considerate le rilevanti conseguenze economiche e sociali della dipendenza da gioco d'azzardo o gioco d'azzardo patologico. Purtroppo l'online, sapete bene, internet è più usata dai giovani e questa è una cosa che veramente preoccupa. Vi porto l'esperienza personale della mia attività di Caritas nel centro d'ascolto. Tanti giovani mi sono capitati che col gioco d'azzardo online prendono il loro stipendio e lo consegnano, lo giocano online, quindi non slot machine o nelle sale gioco, ma proprio online. Quindi questo è un aspetto molto molto importante. Riconoscere il gioco d'azzardo online come un grave problema sociale è uno degli impegni che chiediamo al Consiglio Comunale e quindi con questa mozione impegniamo il Sindaco e la Giunta proprio a riconoscerlo come un grave problema sociale e di salute pubblica e delineare delle politiche adeguate per affrontare il gioco d'azzardo patologico, comprese misure volte alla prevenzione, come la supervisione di pubblicità e di stimoli al gioco sul territorio, programmi di educazione ai e per i giovani. Altro punto
per cui chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta, è quella di sviluppare dei servizi per offrire cure e sostegno ai dipendenti da gioco d'azzardo, visto che riguarda soprattutto fasce della popolazione in giovane età, quindi è importante creare anche dei servizi a sostegno di queste persone, paragonabili a quelle già in vigore per il trattamento delle dipendenze da sostanze psicoattive, allo scopo di proteggere i giocatori dai rischi della dipendenza e dalle pratiche criminali. Terzo punto per cui che si chiede al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta è quello di attivare campagne di informazione e sensibilizzazione in collaborazione con le scuole e la Camera di Commercio sui pericoli del gioco d'azzardo online. Non ultimo, quello di avviare un tavolo di confronto con le realtà associative, pensiamo all'Associazione Libera, ma ce ne sono altre, che operano sul territorio per approfondire e imparare le migliori pratiche in questo campo, al fine di contrastare una piaga sociale che sta diventando un fenomeno preoccupante e dilagante. Spero che il Consiglio Comunale anche per questa mozione si impegni a favore. Grazie. Grazie. Sì, la parola all'assessora Perego, prego. Grazie Presidente, buonasera consiglieri. Io faccio riferimento, anche se poi questa mozione si collega alla precedente, quindi in questo la Giunta tutta è impegnata. Faccio riferimento a una delibera di Giunta Comunale, appunto, che fa riferimento alla scorsa primavera, che è quella da cui poi è derivato quel corso di formazione, quell'incontro formativo a cui ha fatto riferimento appunto anche prima l'assessore Montrasio, che il settore politiche e sociali è organizzato per tutti i consiglieri comunali e gli assessori, se vi ricordate, non come iniziativa esclusiva dell'amministrazione comunale ma in collaborazione con ASL. Faccio riferimento perché parte delle richieste che sono contenute in questa mozione sono già previste da una delibera di giunta regionale dell'ottobre 2013, in cui si individuano sostanzialmente due azioni. La prima azione, che è quella di sensibilizzazione e informazione sul GAP, cioè il gioco di azzardo patologico a tutti i livelli, sia quello online sia quello di cui si è discusso nella mozione precedente. La seconda azione a cui fa riferimento la consigliera Tuttaferrante è quella dell'accoglienza, della presa in carico e della cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico. Gli interventi si concretizzano attraverso percorsi psicodiagnostici, consulenza sanitaria, trattamenti psicologici individuali e o di gruppo e tutoraggio economico. È un'azione prevista dalla delibera di giunta regionale, è un'azione che, come si intende così chiaramente espressa anche dalla giunta regionale, ha una forte connotazione di carattere sanitario e quindi richiede un intervento di tipo sanitario di ASL e di quelle istituzioni che si occupano di dipendenze. Rispetto alle altre azioni previste nella delibera appunto del marzo 2014, ho ritrovato la data, c'è proprio quello che si diceva, un incontro formativo e informativo rivolto ai dirigenti scolastici. L'abbiamo già fatto ed è stato rivolto ai dirigenti scolastici e delle scuole superiori e delle scuole secondarie di primo grado, quindi la scuola media. Sostanzialmente due programmi che verranno realizzati nel contesto scolastico: Life Skills Training Program e Unplugged, uno rivolto alla scuola media, uno rivolto alla scuola superiore, sul tema delle dipendenze e in particolare della dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Sono programmi, tra l'altro, che hanno una validità scientifica, sono programmi che si realizzano nelle scuole da parte di ASL Milano e del Dipartimento Dipendenze. E quindi sostanzialmente ritroviamo nella mozione che lei ha presentato, si ribadiscono interventi che abbiamo già previsto e che sono anche in atto, per cui la ringrazio anche per l'opportunità di poter illustrare tutto quello che già si sta facendo. Grazie Assessore Perego. Ha chiesto la parola il consigliere Cremonesi, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, questa è una battaglia importante del Movimento 5 Stelle, che ha denunciato in passato
i dettagli relativi ai condoni e ai vantaggi che hanno avuto le concessionarie delle slot. La diffusione esasperata del gioco d'azzardo non è di certo una colpa delle amministrazioni comunali, che possono fare poco di fronte a licenze riconosciute e salvaguardate dallo Stato. Le difficoltà economiche attuali spingono un numero sempre crescente di persone a tentare la fortuna con il gioco d'azzardo, peggiorando di fatto la loro situazione economica. Pensiamo ad esempio alle slot, di cui se ne parlava prima. Il problema più evidente è quello della compulsività, che spinge a non effettuare ogni tanto questo tipo di giocate, ma bensì a stazionare interi pomeriggi, ad esempio nei bar, a giocare continuamente alle macchinette. Mentre la mozione precedente parlava di regolamentazione legata al tema della prevenzione, quindi prevenire l'utilizzo di queste macchinette da parte dei minorenni e che imponga regole stringenti sulle sale, sulle aperture e sulle distanze, questa successiva mozione ha degli impegni molto concreti e molto condivisibili da parte nostra, tant'è che volevamo aggiungere semplicemente due cose. La prima è quella che è stata già menzionata adesso dall'assessore, che ringrazio, cioè l'organizzazione assieme ai dirigenti scolastici di questi corsi, che secondo noi è molto utile, soprattutto per la sensibilizzare i ragazzi sul gioco dal punto di vista patologico. E poi la seconda, anche se non tratta precisamente l'online, è l'impegno a studiare ed attuare forme di disincentivazione dell'utilizzo delle slot machine negli esercizi pubblici con agevolazioni per gli esercizi cosiddetti no slot. Quindi, se sei no slot e lo dimostri, è giusto agevolarti. Grazie. Grazie, consigliere Cremonesi. Non vede richieste di intervento, passiamo al consigliere Caponi, prego. La facoltà. Sì, grazie Presidente. Soltanto una piccola riflessione, anche sulla base di quello che ha detto appunto l'assessore Perego, che condividiamo ovviamente, perché il contenuto e le riflessioni sono identiche, mi pare di aver capito. Qua siamo sempre di fronte ad una mozione presentata ben 18 mesi fa, quindi 19 mesi fa. Ecco, senza alcuna polemica, però insomma io non mi ricordo chi dei consiglieri della maggioranza aveva espresso perplessità sui consigli comunali dedicati alle mozioni, io la penso così in maniera opposta. Io invece penso e reputo che un lavoro del consiglio comunale in quest'ottica e con la discussione di mozioni che riguardano il nostro territorio possa sicuramente portare un contributo propositivo anche di aiuto alla Giunta nella gestione di quelli che sono i problemi della nostra città. Certo, questi sono problemi un po' particolari che coinvolgono un po' l'aspetto etico, quindi riguardano un po' tutti e credo che sia ben difficile trovare qualcuno che sia contrario a questi principi. Però per essere favorevoli occorre anche porre in essere delle politiche concrete sul territorio. Ecco perché siamo di fronte a delle mozioni, a mio parere, che consentono e danno l'opportunità all'amministrazione di andare oltre il lavoro già fatto, come diceva l'assessore Perego, perché nella parte conclusiva della nostra mozione vedo parecchi spunti importanti che sono certo gli assessori competenti sapranno cogliere il volo ed applicarla immediatamente, quello di colloquiare con i giovani, perché i giovani è un comparto della società che va tutelato, perché sono devono essere aiutati a comprendere i rischi che ci sono dietro queste forme patologiche. E dall'altra vedo un altro importante canale di sviluppo e di lavoro sul territorio, che è quello con le associazioni, perché le associazioni, assessore le sa benissimo, che possono portare un notevole riscontro di quelle che sono le difficoltà dei cittadini che vivono di fronte a queste problematiche. Quindi io penso che anche in questo caso un voto favorevole di questa mozione
possa sicuramente migliorare la politica della città per contrastare questi fenomeni così pericolosi e che rischiano poi di andare a rovinare anche delle intere famiglie, soprattutto in un momento di crisi dove a volte delle persone magari particolarmente depresse anche si buttano su questi strumenti e quindi vanno incontro ancora delle problematiche maggiori. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. C'è qualche altro intervento? Se non ci sono interventi, passiamo alla dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Grazie. Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Sì, a differenza di quanto detto prima, anche in questo caso stiamo votando qualcosa che già in questo momento si fa, ma si fa anche per, si fa comunque, c'è come ufficializzazione una delibera che è regionale. In questo caso noi stiamo lavorerà grazie a questa mozione per mettere nero su bianco anche qualcosa che sia sul piano comunale, quindi su questa non possiamo contrapporci. Mi permetto però solo una provocazione, tornando a due mozioni fa. Questi progetti già ci sono, questi progetti già si fanno, implementarli, svilupparli e portarli avanti e migliorarli addirittura si potrebbe fare se quei 12 miliardi che spendiamo in armamenti più che inutilmente potessero essere usati dai comuni per fare anche iniziative di questo genere. Quindi anche per questo motivo quella discussione era assolutamente pertinente questo Consiglio Comunale. Comunque sì, favorevole. Grazie consigliere Foggetta. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, grazie, noi siamo favorevoli. Grazie. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Franciosi, prego. Favorevole. Grazie. Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Favorevoli. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Prego. Favorevoli. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Favorevoli. Grazie. Partito Democratico. Chi risponde? Consigliere Torraco, prego. Sì, ecco, come prima diciamo che anche noi appunto siamo sensibili a questo problema qui, è un problema che abbiamo riscontrato e raccolto le firme forse prima della vostra presentazione della mozione, perché noi abbiamo raccolto le firme per lo stesso problema più o meno, perché era qui online e lì comunque era sempre gioco d'azzardo, stiamo parlando della stessa tematica, per cui, ed era, se non ricordo male, novembre 2013, quindi già da allora noi ci attivavamo per risolvere questo tipo di problema. Però, voglio dire, ricordiamo, l'ha già detto l'assessore, ma lo ricordo anch'io, che già c'è già, voglio dire, un qualche cosa, c'è una delibera, la delibera 92 del 1 aprile 2014 che regolamenta già questa tematica, quindi va bene ricordarlo, va bene ribadirlo, ma ribadiamo un concetto che già è già, ecco, non c'era solo regionale, ma la città, questa giunta lo ha già fatto proprio ed esiste già una delibera che risponde a questo tipo di esigenza. Quindi votiamo a favore di qualche cosa che già c'è. Grazie. Adesso mettiamo in votazione la mozione numero 37 presentata dal gruppo consigliare Sesto nel Cuore. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 23. Questa volta puoi anche non proiettare la torta che siamo a posto. Grazie. Consiglio approva. Adesso prima di procedere, se è il caso, dopo, darei la parola al vice sindaco, l'assessore Felice Cagliari. Prego. Buonasera
Buonasera a tutti. È una serata un po' difficile per me stasera, però diciamo che dall'imbarazzo mi avete un po' tolto voi, perché un po' tutti mi hanno detto che la notizia è già risaputa e quindi questo mi facilita in parte il compito. Niente, la mia è una comunicazione. Io stasera approfittavo di questo consiglio comunale e mi scuso se porto via la scena per qualche minuto ad argomenti molto più importanti, ma perché volevo comunicare a voi tutti che nei prossimi giorni io rassegnerò nelle mani del sindaco le mie dimissioni da ogni incarico. I motivi di queste mie dimissioni, credetemi, sono semplicemente ed esclusivamente di carattere personale e familiare. Non ci sono altre motivazioni. Lo dico perché poi noi in politica siamo bravi a interpretare in mille modi, no, le scelte di ciascuno di noi. Però credetemi, sono esclusivamente di natura personale e familiare. Io sono fisicamente provato e ho bisogno di garantire una maggiore presenza in famiglia. C'è bisogno che io stia un po' più spesso a casa. Sono stati per me 2 anni, mi sono scritto una traccia, ma poi ci aggiungo qualcosa di mio a braccio, perché faccio fatica a leggere quello che scrivo. Sono stati per me 2 anni e mezzo particolarmente intensi e difficili. Ho iniziato questa avventura, credetemi, con il massimo dell'entusiasmo e ci ho messo il massimo dell'impegno in questa attività, tant'è vero che ho chiuso la mia attività privata, professionale, e ho dedicato tutto il mio tempo a questo incarico. Ho però, penso, commesso un errore, è un errore imperdonabile. Nonostante che io abbia 20 anni di militanza politica in questa aula, sbaglio, ho sbagliato. È un errore imperdonabile in questo senso. Io ho vissuto questo impegno e ho gestito le deleghe che mi sono state date senza quel necessario distacco che è fondamentale per poter continuare a gestire i problemi con il dovuto equilibrio e con l'indispensabile serenità d'animo. Ripeto, ho sbagliato, ma lo dico non perché io sia una persona perfetta, ma perché in politica tra il cinico e baro politico che c'è e chi è troppo sensibile, si fa troppo prendere dai problemi, sono due modi sbagliati di fare politica. È sbagliato il mio, come è sbagliato chi affronta in modo cinico i problemi dei cittadini. Questo è stato il mio errore. Io mi sono fatto coinvolgere emotivamente dalla sofferenza di chi è stato particolarmente colpito dalla crisi. E questa fatica di governare, e credetemi, è una grande fatica, e non è uguale alla vostra, per carità, voi fate altrettanta fatica, ma a questo livello qui è il livello apicale massimo dell'amministrazione locale. Cioè qui, quando i cittadini arrivano all'assessore, si aspettano la soluzione del problema. Non posso fare il prete e dirgli: beh dai, fai un pater ave gloria e vai con Dio. Cioè qui devo dargli la soluzione al problema, che sia una soluzione per il domani, e questo ci può stare fino a un certo punto, ma soprattutto da parte dell'assessorato è avere una visione che ti dia la garanzia che il problema abbia una soluzione, anche nel tempo medio, nel tempo lungo. E su alcuni temi di quelli che mi sono trovati a gestire non c'è questa visione. Non c'è questa visione, ed è un errore anche questo forse da parte mia, ma non c'è una visione neanche da parte dei partiti, non c'è una visione da parte dello Stato. Adesso prendo ad esempio il tema della casa.
La politica nazionale della casa non c'è. Quello che è stato fatto ultimamente sono delle misure tampone che risolvono una emergenza data dalla morosità incolpevole, dato dal numero degli sfratti in aumento. Ma non è questa la politica della casa. Perché io con quei 4 soldi risolvo il problema dei 4 sfrattati di oggi, ma i 4 di domani? Allora, hai voglia, io ve l'ho raccontato in un consiglio comunale il tema della casa, hai voglia andare in consiglio regionale, io ho partecipato a 2 audizioni alla 5a commissione regionale e l'ho detto con quel calore che respirate stasera, con cui la sto comunicando a voi questa sofferenza. Ma non è successo nulla. Quindi quando parlo di solitudine degli amministratori locali, è questa. Se io fossi venuto a casa da quelle riunioni con la prospettiva che la legge 27, tanto per continuare nell'esempio, che è quella che regola le assegnazioni delle case, poteva essere modificata perché valeva il principio della mobilità all'interno delle case pubbliche, che penso che sia uno dei modi per rispondere in termini intelligenti al bisogno di casa, di chi vive veramente il bisogno, beh, io mi sarei sentito un po' più sollevato. Ma così non è stato. E loro non lo vedono, lo sfrattato, non lo sentono, perché non arrivano là. Ecco, questo mi è costata fatica. Probabilmente soffro di una mia personale fragilità, ammetto. Poi qui, visto da destra e visto di sinistra, ci sarà qualcuno che dirà non ha gli attributi. Ci sta tutto, sono disposto a sentirmene di tutti i colori. Però riconosco che probabilmente c'è anche una mia personale fragilità nell'affrontare il tema. Ritengo quindi che nelle condizioni date di non essere in grado di garantire nel futuro lo stesso impegno, né di poter dare il solito e doveroso contributo nell'affrontare i temi politici in discussione. Questo lo dico perché se non sei sul pezzo in modo sereno, in modo intelligente, non si sente la tua presenza, non sfondi. È un po' come, permettetemi di usare una metafora sportiva che qualcuno mi avrà già sentito citare, anche perché è 3 giorni che sto raccontando in città che ho intenzione di presentare le dimissioni, no? E se potessi usare questa metafora sportiva, è un po' come quando un giocatore di calcio si accorge di essere a corto di fiato, no? Si accorge di non arrivare sulla palla perché le gambe non sono più in sintonia con la testa. Non so se vi è mai capitato, tant'è vero che ho 3 punti qui sul mento, quando alla verde età di 40 anni decisi ancora di giocare a pallone. Tu con la testa sei sul pallone, ma le gambe sono rimaste indietro perché non sei allenato e quindi voli, poi vabbè, il terreno era ghiacciato e quindi mi sono fracassato il mento. E qui è lo stesso. Quando sei in queste condizioni, per non fare danni alla squadra, è meglio che chiedi di essere sostituito. Sarei di danno alla mia squadra, al sindaco, alla giunta, al consiglio comunale, ma sarei di danno all'intera città. È bene che io mi faccia un passo indietro. C'è bisogno di forze fresche. Guardate, io ho cercato di vivere in tutti questi anni, è un po' di anni che sono impegnato in vario modo in politica. Ho cominciato, adesso non vi dico quando ho cominciato perché sennò sembra proprio che abbia l'età di Carlo Cudega. Però ho cercato di vivere qualsiasi incarico politico, dal più importante, questo, quello di Presidente del Consiglio, di Consigliere Comunale, a quello anche meno importante, quando ero Presidente del Comitato di Gestione del Collodi, e vi parlo del 1978-79, quando c'era Gino Strada con la Cecilia lì in quell'asilo che facevamo le rette, quindi era una roba veramente fuori dal mondo. Però ecco, ho sempre cercato di vivere qualsiasi incarico politico veramente come un servizio alla mia comunità, è solo questo. Non sto facendo della retorica, veramente l'ho fatto con questo spirito.
e mi sono sempre dato disponibile su chiamata, ad assumermi le mie responsabilità. Ma bisogna anche che prenda atto quando è il momento di ritenere conclusa un'esperienza. E per me questo è il momento. Io in quest'Aula ho passato 20 anni della mia vita. È un po' una seconda casa. Tanti. Forse sono anche troppi. E per 10 anni ho fatto anche un po' il padrone di casa. Ho fatto il Presidente del Consiglio Comunale. Non me le vogliano i consiglieri che mi hanno sopportato come Presidente di quest'Aula. Spero di non aver fatto troppi danni. E quindi comunicare le mie dimissioni in questa aula, che ho concorso ad arredare le pareti, perché erano pareti del tutto bianche, mi provoca una particolare emozione, quindi vorrei fermarmi qui. Io ringrazio di tutto cuore innanzitutto il Sindaco. Se c'è una cosa che mi dispiace è che queste mie dimissioni hanno posto un problema in più al Sindaco e non ne aveva certo bisogno. E di questo veramente sono dispiaciuto e ti chiedo scusa, Monica. Ringrazio comunque il Sindaco che mi ha gratificato della sua stima nel momento in cui mi ha dato queste deleghe. E immagino che mi abbia dato deleghe anche un po' pesante proprio perché mi riteneva all'altezza del compito. Ringrazio i compagni e le compagne di giunta. Ci siamo conosciuti in questi 2 anni e mezzo, io ero quello che alzava la media della giunta, quindi ero un po' l'anziano del gruppo, quindi probabilmente hanno tollerato qualche mia esagerazione. Però ho lavorato bene in questi 2 anni e mezzo con tutti loro e ho conosciuto belle persone. Io penso che la città sia in buone mani. Ringrazio voi tutti, i consiglieri comunali. So che attendono voi e quest'Aula, vi attendono ancora grandi e decisive scelte per il bene della nostra città. Mancano 2 anni e mezzo al termine di questa consigliatura e sono questi 2 anni e mezzo, gli ultimi 2 anni e mezzo, che sono particolarmente importanti perché c'è da portare a compimento diversi progetti. Ma è per il bene della città, dico sempre. E mi piace ricordarne una per tutte. È il progetto della città della salute e della ricerca. Io so che anche in aula non tutti concordano su questo progetto. È un progetto che nei prossimi 2 anni dovrà vedere l'avvio definitivo e io personalmente, a differenza di qualche gruppo consigliare, io sono personalmente fermamente convinto che intorno a questo importante progetto, così come è successo con le grandi fabbriche nel secolo scorso, la nostra comunità saprà ritrovare una nuova identità e potrà ricostruire nuovi legami di solidarietà nel nome della ricerca in campo sanitario e nella cura delle persone malate. Se voi pensate, potrebbe addirittura funzionare come ulteriore motivazione a mo' di risarcimento ambientale a questa città. Le grandi fabbriche hanno portato lavoro, hanno creato identità a questa città. Sesto è la città delle fabbriche, io sono orgoglioso di essere sestese per questo motivo, per quello che ha fatto e ha dato nel mondo del lavoro, per quello che ha fatto negli anni della resistenza. Questo è il mio orgoglio di essere sestese. Attorno alla città della salute e della ricerca che curerà le malattie polmonari, cardiache, tumorali, eccetera, quindi con istituti di eccellenza, vedetelo un po' anche come un risarcimento alla città. Una città che è stata per 100 anni occupata dai fumi, dalle grandi industrie, dalle morti nelle grandi fabbriche, da qualche malato nelle grandi fabbriche. Qualcuno l'abbiamo avuto anche noi, c'è ancora oggi il comitato per i malati dell'amianto. Ecco, il fatto che venga in questa città, sulle aree dell'industria, sulle aree che hanno provocato anche dei danni, che venga una struttura del genere, un progetto del genere, e quanto di meglio, credetemi, e quanto di meglio questa città poteva augurarsi. Perché non riesco a immaginare su quel 1,5 milioni di metri quadri che cosa ci poteva finire di più intelligente. Ci sono tra di voi tutte le necessarie competenze e la giusta passione politica per portare a compimento anche questo progetto. Io vi ringrazio tantissimo
è tutto qui il mio saluto. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon lavoro. No. Grazie, 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 grazie mille. Ho baciato il sindaco e il presidente baciando, con l'intenzione di baciare tutte voi. Grazie mille. Grazie all'assessore, e grazie veramente da parte mia personale, perché sei stato sempre un punto di riferimento in tutte le cose in questi pochi anni che ci siamo conosciuti. Grazie. La parola al sindaco, prego. Anch'io mi sono scritta un breve intervento, perché non è facile in questi momenti, soprattutto per come ha voluto gestire Felice questo passaggio. È stato repentino, ha preteso fortemente, rivendicato fino in fondo questa scelta come una scelta personale di sofferenza, che credo sia emersa stasera in quello che ha detto. E l'ha voluta, secondo me giustamente, gestire dicendo a voi personalmente, non facendo dire ad altri. Proprio perché non si presti questa decisione ad alcuna interpretazione, se non a una interpretazione nobile, che però credo che sia un discorso che possa riguardare tutti noi, cioè che cosa vuol dire oggi essere rappresentanti di una comunità, a capo, comunque rappresentare cittadini in un momento di così grande difficoltà e viverlo con sofferenza. Per me è una riflessione, ha fatto tutto abbastanza velocemente, e, anzi troppo velocemente, devo dirvi. Però anche i tentativi che sono stati fatti, che ho fatto per trattenerlo, non avevano in loro la forza, ovviamente, di contrastare delle motivazioni personali così forti. E quindi quando si deve salutare una persona importante per la comunità, e Felice è stato, è una persona importante per la comunità, dalla quale si è legati anche da amicizia e da affetto, per quello che mi riguarda, le parole appunto rischiano di essere parole povere. Corro tuttavia... Io corro volentieri questo rischio di fronte alle parole serie, molto nobili direi, con le quali Felice questa sera ha annunciato qui un consiglio comunale, cioè nella sede più adeguata, la sua scelta di dimettersi da vice sindaco ed assessore. Ricordava peraltro quanto erano bianche queste pareti fino a un po' di tempo fa. Se oggi queste pareti ricordano a tutti noi ogni volta quelli che sono gli articoli più importanti della Costituzione, questo l'ha voluto Felice Cagliani, l'ha voluto fortemente quando era Presidente del Consiglio. Una scelta quindi la sua che, come lui stesso ha spiegato, ha motivazioni esclusivamente personali. Felice ha lavorato con efficacia con questa giunta, ha portato un tratto di saggezza e anche di esperienza in una giunta giovane. E adesso sente il peso appunto della stanchezza, di un impegno duro, esposto, molto intenso. Gli abbiamo chiesto di ripensarci. Ora la sua scelta va rispettata ed è il momento del ringraziamento per tutto quello che ha fatto in tanti anni per la nostra comunità. L'impegno civile e politico, fortemente sorretto da motivazioni etiche, nasce infelice dal mondo della scuola, lo ricordava prima, dalle associazioni genitori, gli organi collegiali, prosegue come presidente del consiglio di quartiere della Rondinella, approda in consiglio comunale, è stato presidente della consulta dello sport, consigliere, per 10 anni presidente esemplare, rispettato da tutti, maggioranze e minoranze senza distinzione. Mi piace ricordare il suo impegno proprio come Presidente del Consiglio Comunale sul terreno della pace e dei diritti dei popoli, in particolare anche con la creazione della giornata dei diritti umani che ogni anno a dicembre vede noi amministratori locali confrontarci con scolari e studenti delle scuole cittadine. Ecco, anche qui ha lasciato un segno. Quando ormai pensava, per usare anch'io, ho pensato a una metafora sportiva, quando ormai pensavi di attaccare le scarpe al chiodo,
ti ho chiesto di aiutarmi nel mio percorso amministrativo e lo hai fatto con impegno, con pazienza, esemplari, come assessore ai lavori pubblici, allo sport, alla casa e anche come vice sindaco. Sottolineo l'impegno sul tema della casa, l'ha detto anche lui, che ci ha fatto ottenere lo sblocco di fondi regionali ed ottenere da parte del prefetto il differimento degli sfratti per morosità incolpevole, un impegno che lo ha provato, come prova me, e chiunque di noi amministratori si deve quotidianamente confrontare con il bisogno e con quello più primario e più duro. Il mio ringraziamento è dunque affettuoso e anche molto commosso. Non appena le sue dimissioni mi saranno formalizzate nei prossimi giorni, è mia intenzione nominare al suo posto il consigliere comunale Andrea Rivolta, che ben conoscete e al quale rivolgerò il benvenuto nel prossimo consiglio comunale. Grazie, grazie Felice. Beh, io direi, dopo tutte queste emozioni che ci ha regalato... Scusa Presidente, per togliere l'imbarazzo, no? Io, mi scuso, in 20 anni non ho conosciuto tutti i dipendenti e i collaboratori dell'amministrazione comunale, però di sicuro quasi tutti loro conoscono me, no? E io devo fare un ringraziamento particolare alle signore che sono qui presenti in aula, che mi hanno aiutato nei 10 anni della presidenza, ci siamo visti prima quando ero consigliere comunale, ci siamo visti adesso da assessore. Io devo dire un grazie a tutti loro, la signora dell'Orto, a Patrizia, a Marinella, la signora Elena che era commessa, ai vigili che vedo di là dalla porta. E è un saluto e un ringraziamento che estendo a tutti i collaboratori. Naturalmente ho avvisato proprio in serata, per non anticipare la sorpresa, che è un po' poi il segreto di Pulcinella, ho anticipato anche questa mia comunicazione anche ai 3, 4, 5 direttori con cui ho avuto a che fare, perché cimiteri ho 3 direttori di riferimento, lo sport ne ho uno e la casa ne ho nessuno, cioè no, è sempre uno ma che è già coinvolto per altri motivi, quindi ho anticipato a loro questa mia comunicazione per telefono. Però ecco, 20 anni veramente sono tanti, ho conosciuto tante persone e ripeto, ci sono persone estremamente degne e nobili all'interno di questo palazzo comunale che hanno permesso a questa città lo sviluppo che noi tutti riconosciamo e il piacere di partecipare a questa comunità. Grazie, grazie ancora a tutti. Grazie Felice, grazie Gagliani. A questo punto, per non rischiare di andare oltre la mezzanotte, dopo aver ringraziato il Presidente che mi ha lasciato una bella eredità come personale degli affari istituzionali, mi accodo anch'io, no? Grazie e buonasera. In bocca al lupo.